del male di così, ci stanno rubando il mondo, fai del male. Però si dice in giro che fra i partiti c'è un'onda nuova che è partita dal niente, come una valanga, sta avanzando come un ciclone, per abbattere il marcio della nazione. Ha ragione Grillo, questa volta il presidente Napolitano ha guadagnato il 100% dei consensi degli italiani, i tedeschi, clown o non clown, si facciano i voti loro. Anche se chi ci guarda lontano dobbiamo ammettere che qualche preoccupazione ha ragione di nutrirla, soprattutto non tanto per il contagio economico che temono nel mondo, ma anche perché noi italiani siamo sempre stati capaci di costruire grandi cose creative, abbiamo inventato per esempio Mussolini. Ma a proposito di Mussolini, vi siete mai chiesti che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata Piazzale Loreto? Vi siete mai chiesti se per esempio Mussolini avesse potuto presentare un suo partito alle elezioni, quanti voti avrebbe preso? Beh, io credo che ne avrebbe presi ancora parecchi dopo la guerra. Eppure Berlusconi, per quanti problemi possa aver creato, non ci ha certo portato in una guerra così dolorosa, così sanguinosa, che ha creato veramente delle macerie che rimangono indelebili, diciamo, nella nostra memoria. E quindi come noi potevamo immaginare che d'improvviso, quasi per un miracolo, sparissero tutti coloro che hanno sostenuto per 20 anni Berlusconi nella sua avventura? Sparissero senza peraltro essere sostituiti da una destra che per esempio potesse rappresentare tutti coloro che hanno questa idea. La sinistra di fronte alla crisi c'ha sempre una sola soluzione, aumentare le tasse. Sono tanti gli italiani che la pensano così. Eppure Berlusconi ha perso 6,5 milioni di voti. Ripeto, 6,5 milioni di voti. E la sinistra non ha vinto. E perché non ha vinto? Perché a sua volta ne ha perso 3,5 milioni di voti. Per cui da queste elezioni esce un solo, un unico vincitore. Secondo me il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Voi dite che Beppe Grillo di voti li ha presi a tutti, ma li ha presi soprattutto al Partito Democratico. Probabilmente avete ragione. È vero, perché Bersani si è fermato a Bettola, non ha intercettato il dolore delle imprese del Nord e non ha nemmeno intercettato le domande drammatiche che provenivano dalla disoccupazione nel sud, e così è riuscito a perdere pure a Bettola, cioè a casa sua. Ma siete sicuri che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle poi Bersani avrebbe vinto? Perché guardate che Berlusconi, oltre ad avere quel consenso che non poteva sparire, ha messo in campo delle proposte che parlavano da sole. Restituiamo l'IMU agli italiani, aboliamo l'IRAP. E Bersani che tipo di proposte è riuscito a presentare al Paese? Più che proposte sembravano battute scritte per uno di quei film demenziali americani, cioè tipo Scuola di Polizia numero 3, numero 4, numero 5, peraltro scritte dai suoi collaboratori, cioè sceneggiatori che scrivono queste battute a loro insaputa, mentre pensano che stanno scrivendo l'Amleto di Shakespeare. Essere o non essere, venire o non venire, Bersani, ecco Grillo che non ha bisogno della televisione, perché tanto lui in televisione, grazie anche a trasmissioni come la nostra, ma grazie anche alle sue piazze, ci sta sempre e comunque in televisione, oltre che sulla rete, ha saputo raccogliere il dolore e la rabbia per le politiche di austerità, ma ha anche mostrato di avere quel coraggio che, diciamoci la verità,
manca completamente ai dirigenti del Partito Democratico. E voi sapete che io non gli risparmio e non gli risparmierò critiche nel futuro, ma ha compiuto un'impresa che è straordinaria: costruire una forza politica praticamente dal niente in pochi anni di questa portata. E come ha intuito Celentano, che è uno che vede sempre un po' lontano, Grillo ha anche riempito un vuoto che si era venuto a creare nella nostra società per un crollo della classe dirigente e anche, se volete, per questa improvvisa decisione del Papa di dare le sue dimissioni. Lui ha riempito questo vuoto con una speranza. Ora il problema è che cosa succederà. Cosa succederà? Quello che penso io è che tra domande tattiche, risposte tattiche, insomma, la crisi si incarterà, i mercati naturalmente cominceranno a reagire negativamente, lo spread salirà e in nome del Paese si tornerà a parlare di governissimi, governi con tutti, no? E così forse avremo il grande scontro tra politica e antipolitica. E Grillo potrà dire abbastanza tranquillamente: lo vedete, avevo ragione io, bisogna mandarli via tutti, bisogna fare lo scontro finale. A meno che Bersani faccia una giocata di quelle che possono spiazzare tutti, cioè rinunci a chiedere a Grillo di appoggiare un governo suo, ma gli dica: Grillo, hai tante idee per cambiare questo paese? Sediamoci a un tavolo, facciamolo insieme un governo, decidiamo insieme chi sarà il Presidente del Consiglio e quali saranno i ministri. E li scegliamo tra le persone più competenti che ci sono nel nostro paese, capaci di operare finalmente quelle trasformazioni che da tanto tempo stiamo aspettando e che non siamo riusciti mai a fare fino adesso. È possibile questo? Io francamente non lo so, ma come direbbe Grillo, sarebbe meraviglioso, meraviglioso! La Santa Maria di Leuca! Lecce! Per cambiare l'Italia! Cambieremo l'Italia! Io ero di destra, sì. Votato Berlusconi, io sì. Berlusconi? Sì, certo. Senta, ma questa sciarpa Fidel? E c'è che vada, perché un nuovo comunismo è possibile. Poi è rimasto deluso e ha deciso. Cosa l'affascina invece di Grillo adesso? Che porterà la rivoluzione sociale. Siamo una comunità. Siamo tutti insieme, c'è di destra, di sinistra. Non c'è più l'ideologia. È morto. Lui non prende lo stipendio da 3 mesi. È di destra, di sinistra e siamo insieme. Lavoriamo insieme, lo prendiamo nessuno di tutti. Vabbè, venite dal regno di Mastella voi, la sì, sera, no? No, dal regno, dal paese di Mastella. Paese di Mastella. Dalle macerie di Mastella. L'evento era il suo feudo, dico. Non lo conosce più. Io non l'ho mai conosciuto. Non avete mai votato? Mai. Lei ha votato Mastella? Io lo conosco, sì. Per quanto mi riguarda. Semplicemente perché ritenevo che facesse delle cose molto più giuste di altre persone. Noi adesso stiamo aiutando la gente a raggiungere la piazza a titolo completamente gratuito. Tutti abbiamo rinunciato a qualcosa, abbiamo rinunciato al nostro tempo, io ho rinunciato a stare con le mie figlie e con mia moglie oggi, ma lo sto facendo anche per loro, perché sto pensando al loro futuro. Cioè, io voglio dare a mia figlia una strada pulita su cui camminare, una scuola pubblica su cui studiare, dei libri magari digitali. Vuoi cambiare le cose? Alza il culo dalla poltrona, vai a votare, dimostra che vuoi cambiare le cose. Non aspettare che sia Antonio, che sia lui, che sia qualcun altro a cambiare cose. Se tu vuoi cambiare cose, ti alzi e vai a votare e decidi per te, per la tua famiglia e per gli altri. Questa è partecipazione attiva. Noi vogliamo renderli coscienti del fatto che noi, se vogliamo,
andiamo là e ci riprendiamo tutto quello che hanno creato loro, i politici stanno nella ricchezza e noi siamo giù. Alla fine livellare il sistema. È lucano, è della Basilicata e se ne frega totalmente della Basilicata e fa la pubblicità all'Eni, all'Agip, che sta distruggendo tutto, ha inquinato i fiumi, ha inquinato la falda acquifera, ha inquinato tutta l'agricoltura e stanno facendo morire la gente di cancro. Poco che sto in Italia, io, mio figlio è un cittadino canadese, diciamo, è nato in Canada per il candidato nella campagna al numero 8. Bartolo! Bartolo, piacere, Luca, io voglio ritornare a fare quello che facevo prima, no, però. Cioè, io non ho l'obiettivo di fare la carriera politica. Io devo solamente contribuire, bravo, due mandati e andare a casa. E torna a farlo per ora. Perché secondo me ci vuole, bisogna rigenerare la politica. Lei prima che votava, per sapere? PD. Sì. Io ho votato Berlusconi per 10 anni. Dopo la prima Repubblica, dopo Tangentopoli, sembrava che fosse la soluzione a tutti i mali. Poi si è dimostrata che era il male. Io sono attratta delle idee, cioè delle cose che dice Grillo, perché sono giuste, sì. Sono tante cose giuste, no? Che dobbiamo fare pulizia nella politica, sì. Tutti quei soldi che si sono mangiati, miliardi di euro, se tutto l'evasione fiscale viene a galla. C'è sempre stata, ma per quale motivo adesso è un problema così grave? Perché noi la moneta non è più nostra, non ce la stampiamo più noi. Allora noi abbiamo inserito, cioè i politici hanno messo in Costituzione il pareggio di bilancio. Noi non produciamo la moneta, la dobbiamo comprare. Tutti a casa! Politici, tutti a casa! Tutti a casa! Tutti a casa! Quanto vi è costato venire a Roma? 200 euro. Da Sassari? Da Sassari, perché è un investimento venire qua. Credo che Grillo oggi mi fa riscattare la sardità che mi manca. Il ciucico nesso, siamo stanchi di essere presi per il culo, per il culo, lo dico io come cittadino, non Grillo. Posso sapere lei di solito cosa io dal 1994 che non voto più perché sono rimasta disgustata da Berlusconi. Da allora ho detto basta votato. E l'avevo votato. E ha ricevuto la lettera di Berlusconi impazziti. Sull'IMU, l'ha ricevuta? Sì, sì, l'ho ricevuta, sì, pur non essendo proprietaria di casa. Ma pensate che se ne esce fuori da qui? Sì. Non lo sappiamo. Sì, non lo sappiamo, lo so con io. Volontà, ci vogliono una nuova generazione, investire sul cervello. Sul cervello. Sui giovani. No, quello suo, su quello di colazione, se non esce fuori, vuole che ne abbia. Bisogna farla finita con gente che sono 20 anni, 30 anni che stanno in Parlamento. Tu fai un mandato, massimo ne fai due, e poi torni a fare l'avvocato. Oltre che hanno rubato si ripresentano alle elezioni, cioè credono che siamo un popolo di imbecilli. Cioè hanno rubato fino all'altro ieri, indagati, esatto. E si sono ripresentati, hanno rifatto le liste, cioè la faccia non lo sa dove ce l'hanno. Vorremmo cambiare il mondo ripartendo dall'Italia. È una buona idea o no? E oggi lei dice il giorno giusto. Oh, oggi è il D-Day. Io sono medico, riflette pienamente tutto quello che abbiamo nel cuore da tanti anni e non abbiamo potuto manifestare. Cioè, signora... Come madri di famiglia, come tutto, come gente che lavora. A parte questa protesta, no? Cioè, lei cosa vede in Grillo? A parte il fuori tutti. Vedo il rispetto per ognuno di noi. Grillo ci dà la speranza di avere uno Stato che finalmente... Senti, non ci mandare in televisione, solo su internet. Lei cosa votava prima? Io ho votato anche Fiamma Tricolore, Movimento Sociale. Vediamo delle persone che rappresentano dei valori nuovi. E quindi andiamo a votare. I valori dell'onestà, dell'equità e della solidarietà. Che lei nella politica non ritrova più? Assolutamente. Da lei prima cosa votava? Partito Democratico. Delusa dal Partito Democratico? Delusissima. Perché? Perché è un partito colluso con Berlusconi e con la destra.
Io votavo centrosinistra, proprio per quello non votiamo più PD, proprio perché io ho delle idee di sinistra e quindi tagli alla scuola pubblica non mi sembrano di sinistra, andare in pensione a 70 anni non mi sembra una mossa politica di sinistra. Quindi dove il PD ha fallito, diciamo, esatto, votare lo scudo fiscale non mi sembra di sinistra, quindi insomma io essendo di sinistra non voto più quelli che adesso si definiscono di centrosinistra, perché non li vedi come persone, esatto, di centrosinistra, non portano avanti idee di centrosinistra. Non è tanto il problema che l'operaio non arriva a fine mese, io credo che l'operaio sia un'altra, forse perché sarà che vivono una famiglia e comunque non è agiata, quindi abbiamo sempre lavorato tutti, sì. Ma per mio padre il tanto non è il non poter lavorare per permettersi una macchina, è tanto il non poter lavorare per non darmi soldi a me per andare all'università. Certo. Quando un operaio vede che il proprio figlio non potrà cambiare il suo futuro, è là che tu lo uccidi. Se tu un operaio dai del coglione, tu lo ammazzi. Prima chi votava? Sinistra. E poi? Che è successo? E poi l'ho mandato tutti a fanculo, adesso sono un ateo politico. Dal 68 che io venivo qui, Berlinguer, l'ho votato sempre tutti i democristiani, fascisti, comunisti. Mi sono stancato, ho detto a mia moglie: o non ci andiamo più o votiamo Grillo, perché ho sentito quello che lui dice, che questi li vuole carciare via tutti, tagliare questi stipendi d'oro, questi vitalizi, queste pensioni, queste macchine blu, perché non è possibile che una persona che ha pagato 40 anni deve campare con 700 euro di pensione. È l'attacco alla casta la cosa che bravissima, per me sì. E mi auguro che lui, io gli do una mano a cacciarli via, vengo io di forza a cacciarli via. Cosa si aspetta lei da piccolo imprenditore del Veneto? Tutto quello che secondo me il movimento riuscirà a fare, a tagliare, a recuperare sia dai costi della casta che da tutto il resto, secondo me potrà portare poi un beneficio anche a livello fiscale. 18 anni, prima elezione, importante. E quindi dicono tutti che contano tanto sui giovani, per cui... E non vi sentite rappresentati dai partiti, no, diciamo, no, che sono stati in Parlamento fino adesso? Perché no, posso chiederlo? Perché, allora, ti dico subito che la nostra idea è, forse negativamente, quella di andare all'estero. E questo già non è perché possibile. Non vedete il futuro qui in Italia? Esatto, perché non vediamo il futuro qui in Italia. Certo, il primo voto della vostra vita a darlo a Grillo è... E è l'unico che in questa propaganda politica abbia parlato di scuola pubblica. Sinceramente, l'unico. Vi aspettavate che la sinistra cavalcasse questo tema? La sinistra, a parte la destra, cioè nel senso, è inutile parlare di partiti. Altrimenti a chi va il voto? Adesso. Ah sì? Non c'è un'alternativa? E prima chi lo dava il voto? A nessuno. Da quanto tempo non vota, signora? 30 anni. Veramente? Che cosa si aspettava dalla politica che non è stato fatto? Tutto. Allora, sono sfrattata. 500 euro al mese di pensione, mi hanno sacchiato la luce, vado alla Caritas. Che cosa mi aspettavo dalla politica? Mori. Me lo dica lei. Siamo arrivati qua e quando vengo qua, che è Roma qua. È Roma, dove li vedete tutti i giorni, li vedete nelle loro macchine blindate, nelle loro senza contatto, senza più contatto con la realtà. Dovrebbero scrivere sulle porte delle auto blu: state per uscire nella vita reale. Sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando. Non hanno capito. Arrendetevi. Allora, buonasera, buonasera onorevole Carfagna, buonasera onorevole Cofferati, buonasera dottoressa Guallini, siamo qui per parlare di quello che è successo, ma vorrei introdurre anche Massimo Cacciari, che è in collegamento con noi da Venezia. C'è Cacciari? Eccolo qui, buonasera. Allora, prima di cominciare, vi faccio vedere una cosa che è molto divertente, cioè praticamente Grillo che parla con la BBC, usando il linguaggio dei gesti, è molto simpatico, perché cerca di farsi capire dagli inglesi, diciamo, anche parlando in italiano. Vediamo che cosa gli dice. Succederà quello che è successo prima: destra e sinistra si mettono insieme e governano un paese di macerie di cui sono i responsabili. Durerà un anno? Uno, massimo. Poi di nuove elezioni, e di nuove elezioni movimento cambierà il mondo. Lei ha dato una scossa al sistema in Italia, vuole farlo crollare, vuole davvero fare la rivoluzione? Questa è già una rivoluzione, è già cominciata, non si ferma più, non l'ho voluta io, non è mia, io sono un
È la rete di internet che modifica, non è solo un linguaggio internet, modifica i rapporti, la visione del mondo. All'estero è conosciuto come il comico che alle elezioni ha ottenuto un voto su 4. La sua campagna elettorale però non è stata divertente, ha fatto leva sulla rabbia diffusa tra la gente. Ora è in grado di controllare questo sentimento? No. Noi abbiamo creato in questa rabbia, nella rabbia, la speranza, the hope, the light, la speranza, non c'era. Era una rabbia contrita, era una rabbia senza speranza. La rabbia senza speranza crea violenza, no? Ma la rabbia con speranza è un'altra rabbia, una rabbia ottimista, non negativa. Questa è una rabbia contenuta e ci devono ringraziare. Una rabbia democratica che serve andare avanti. Vedrai, vedrai. Fantastico, devo dire. Eh? Allora, Cacciari, comincerei da lei. Il voto a Grillo è l'altra faccia, diciamo così, di un collasso della classe dirigente, non soltanto della politica. Ma secondo lei queste prime reazioni, questo primo tentativo di offrire una sponda politica, per esempio questa proposta che fa oggi D'Alema del governo di minoranza, sono un modo per affrontare la situazione, sono una possibile soluzione o sono una maniera per aggravare la situazione? Ma sono una possibile soluzione se la proposta è una proposta realista, se l'intenzione è quella di tentare un rapporto con Grillo e ciò che questo movimento significa, anche al di là della semplice protesta. E allora se si cerca di trarre dalle posizioni di Grillo e da questo movimento alcune cose positive e propositive, l'accordo è possibile e io credo che sia possibile, però bisogna capire se il Partito Democratico è in grado di reggere queste proposte. Per essere concreti, uno, io penso che l'accordo con Grillo si possa fondare su alcune iniziative e su alcuni impegni precisissimi fin dall'inizio della legislatura: la riduzione drastica del finanziamento ai partiti, l'eliminazione della forma attuale, la legge sul conflitto di interessi, la semplificazione amministrativa radicale, l'eliminazione drastica delle province, atti di questo genere, a mio avviso estremamente positivi, che incontrerebbero subito, credo, il favore, o metterebbero comunque Grillo in grandi difficoltà se si trovasse per ragioni strumentali a dover respingere queste proposte o queste iniziative. Però bisogna vedere se il Partito Democratico è in grado al suo interno di reggere questo. E poi è chiaro che dovrà presentarsi con un assetto di governo molto aperto, con facce nuove, non certo con l'apparato lì tutto schierato, perché altrimenti l'accordo è ipso facto impossibile. Bisognerà capire se il Partito Democratico è in grado di reggere un'iniziativa positiva, propositiva nei confronti del movimento di Grillo, perché altrimenti Grillo va a nozze. Che cosa dirà? Ma Grillo cosa cercherà di fare? Ma è chiarissimo che cercherà di fare, cercherà in tutti i modi di favorire il governissimo, perché questo lo esonera dall'assumersi ogni responsabilità e può stare tranquillamente in attesa tra un anno di tornare a votare e magari fare il 50%. Quindi Grillo farà di tutto, favorirà il governissimo di fatto, no? Chiamandosi costantemente fuori. Sta nel Partito Democratico avere l'abilità di proporgli invece qualcosa che lui non possa rifiutare e da lì iniziare l'esperienza di un governo di minoranza. Ecco, allora, onorevole Carfagna, il governissimo, per spiegare a chi ci sta ascoltando, è una cosa molto semplice, è un governo politico questa volta, quindi non un governo tecnico, appoggiato dai maggiori partiti, ad esclusione ovviamente del Movimento 5 Stelle, che io non credo che possa, diciamo, accedere ad una proposta del genere, che dal loro punto di vista sarebbe un'ennesima riproposizione di una mucchiata, diciamo, selvaggia, ecco, mettiamola così. Però questa proposta ha un altro ostacolo, cioè il fatto che per fare un governissimo, cioè un governo col PD e col PDL insieme, ci sarebbe bisogno, diciamo, di passare sopra alla discriminante nei confronti di Berlusconi che il PD pone, e questo praticamente rende impossibile anche questa soluzione. Oppure secondo lei questa è una soluzione
che si può praticare, cioè che parlando di contenuti, come dice lei, si può arrivare ad un accordo. Cosa pensa? Ma il problema è l'obiettivo che ci si pone. Allora, se c'è una forza politica, il PD, che in questo momento si pone come obiettivo quello di, come dire, attutire il colpo di una sconfitta che ha tramortito Bersani e la classe dirigente del Partito Democratico e che quindi insegue Grillo senza porsi però come priorità l'interesse, il bene del Paese, la governabilità e la stabilità. Se dall'altro lato c'è una forza ormai politica, perché non la si può chiamare movimento, è una forza politica, quella di Grillo, che ha come obiettivo quello di cavalcare una protesta e di stare fuori dai giochi di un governo di salvezza nazionale, di salute nazionale, come vogliamo chiamarlo, per aumentare il proprio bagaglio di consensi. Se dall'altra parte ancora c'è una forza, e io ho apprezzato molto il suo editoriale, l'ultima proposta sarebbe anche una proposta praticabile, però non fa i conti con quella forza che ha preso come coalizione più di un quarto del voto dell'elettorato, che ha in sostanza pareggiato le elezioni, poi parleremo della rimonta straordinaria eccetera, e questa forza si pone come obiettivo l'interesse del Paese, e nonostante la delegittimazione che subisce da anni, nonostante gli attacchi violenti, virulenti, politici, mediatici della magistratura che subisce da anni, si presenta in TV con il suo leader e dice: la priorità, il bene cui noi tendiamo è quello generale, è l'interesse comune, e per fare questo noi siamo disposti, ovviamente non spetta a noi la prima mossa, la cosiddetta prima mossa, ma è un invito a dire: noi siamo disponibili, ci stiamo, purché però si parta dalle cose concrete. Quali sono le cose concrete? Quali sono le emergenze del Paese? Il lavoro, la disoccupazione, la crescita, le tasse. Cioè, noi abbiamo detto: siamo disposti a mettere da parte gli interessi di bottega. Cioè, non ci interessa pensare, qui tutti pensano alle elezioni che ci saranno tra un anno. Quindi, per esempio, Berlusconi sarebbe europeo o politico. In nome di questo metodo, Berlusconi sarebbe disponibile a dire: va bene, facciamo una cosa, visto anche che stanno riesplodendo delle vicende giudiziarie, per esempio a Napoli, diciamo lui. Vergognoso, però comunque c'è questo problema, quindi comunque sia è sul tavolo, no? Cioè, mi fa piacere che si rida in questo studio, perché poi quando si esce da questo studio c'è un'altra realtà. Io pongo problemi politici, non pongo problemi. Diciamo che comunque c'è anche l'esplodere di questo, e c'è un annuncio. Perché il giaguaro non sono riusciti ad ammazzarlo, a smacchiarlo, e la magistratura prova a sparargli sulla nuca. Lì ci sono dichiarazioni che sono fatte da protagonisti, quindi comunque non è che la magistratura deve anche approfondire, ma diciamo che è innocente e che la magistratura resta il fatto che c'è questo problema, quindi quindi non è facile fare un accordo. Che ci arrivano da più parti, da 20 anni ormai, siamo l'unica forza politica che responsabilmente dice: d'accordo, ma le stavo facendo una domanda in questo momento sono finite le elezioni, quindi cerchiamo di entrare nel merito dei problemi. Era per farle capire. Sì, ho capito il suo punto di vista, d'altro è chiaro. Però quello che volevo dirle è: Berlusconi potrebbe, per assecondare la buona riuscita di questo progetto che lei delineava, dire: va bene, fate una cosa, io mi metto da parte, io sto nel partito, insomma, controllo la situazione dal punto di vista politico del partito, però per quanto riguarda le cariche, ministri, presidenti, Camere, Senato, Presidente della Repubblica, io mi tengo fuori. Non ci interessano cariche, però non a lei, a Berlusconi chiedo. Nessuno però può dire, come ha detto lei, la discriminante: facciamo fuori Berlusconi. Signori, se Berlusconi ha preso milioni di voti e ancora una volta ha portato il suo partito a recuperare... Vedo che la mia domanda è caduta, diciamo un po'. Significa snobbare il voto di milioni di italiani. Allora, lei intanto ci aiuta... Non solo delegittima Berlusconi un ragionamento del genere, delegittima quei milioni di italiani che l'hanno votato. Intanto, dottoressa Gualmini, lei ci fa un attimo un punto per capire bene, diciamo, sti voti
perché poi la dinamica dei voti, da dove sono andati e dove sono finiti, determina anche le alleanze, perché è difficile. Esattamente, infatti, cioè in che modo ci descrivi la dinamica? Mi è piaciuto molto il servizio, perché quella è la rappresentazione dell'Italia che è uscita dalle urne. Quel popolo di fatto ha vinto le elezioni, a mio parere, mentre prima delle elezioni eravamo contorti in un discorso un po' diverso, insomma, su voto utile, alleanze post-elettorali, pre-elettorali. Quelle ragioni espresse da quelle persone, tra l'altro non tutte giovani, ma vecchi, un po' adulti, persone anziane, donne, uomini, sono loro, a mio parere, che hanno vinto queste elezioni. Allora, dove sono andati i voti? Grillo ha avuto un successo straordinario, è inutile negarlo, è il primo partito alla Camera, c'erano tutti gli indizi per capire questo, so che col senno di poi è un po' facile dirlo, tuttavia per chi ha studiato il movimento, diciamo che si comprende che vi erano due grandi antecedenti. Primo antecedente, le elezioni amministrative, soprattutto in Emilia-Romagna, in cui Grillo ha avuto un successo straordinario e dove si è già capito che in quell'occasione erodeva, tra l'altro, voti al centro-sinistra in particolare. Quindi più che il caso di Parma, che è un caso peculiare. Lei dice perché... il caso di Budrio, cioè, nel suo libro Il partito di Grillo. Esatto, c'è il mitico caso di Budrio, perché mentre Parma ha una tradizione in realtà ballerina sul piano delle giunte, viene anche da esperienze di centrodestra, Budrio è considerata un po' il cuore pulsante della zona rossa, quindi lo zoccolo duro della tradizione comunista, postcomunista, DS e così via, e lì c'era un candidato sindaco, tra l'altro una persona assolutamente rispettabile, giovane, brava e competente, di questa ovviamente cosiddetta di apparato, comunque che proveniva dal PD e dalla dirigenza interna. Si pensava che vincesse con uno straordinario vantaggio, invece al primo turno non ha vinto, e ha vinto al secondo turno, ma proprio con un punto di differenza sul photo finish. Quindi lì noi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma cos'è successo? Andiamo a capire chi sono questi. Poi in Sicilia la stessa cosa, un successo clamoroso, un successo straordinario, e quindi abbiamo cominciato a studiare, abbiamo visto che questo è sicuramente un movimento di tipo populista, perché come si è visto si appella direttamente ai cittadini, c'è questa ossessione della partecipazione dal basso del cittadino, noi siamo una comunità, un'adunanza di cittadini, è un'ossessione anche molto utopistica, velleitaria, quindi l'idea di far fuori qualsiasi livello di intermediazione, che sia un partito, che siano degli organismi. Questo movimento però, a differenza dei populismi che in Italia ci sono stati, vedi Lega Nord, vedi anche l'IDV, in realtà è il primo che è completamente trasversale, cioè un movimento che è partito dal nord, dicevamo, è confinato al centro-nord, poi si estende alla zona bianca, poi arriva al sud, è nelle città grandi, è nelle città piccole, è nei giovani e nei meno giovani, prima era nei secolarizzati, adesso scopriamo che è anche nei cattolici, quindi è un partito passepartout e piglia tutti, che sta sempre più inglobando. Ultima cosa, è un populismo che io chiamo dell'esasperazione, cioè che si è combinato con una crisi economica notevole, quindi ha sicuramente riempito un vuoto, nel senso che anche i partiti tradizionali nel 2012 nessuno di loro ha goduto di grandissime fortune, però questo è un popolo stanco, ma stanco di che cosa? Stanco dell'inconcludenza della politica. Io parlo da studiosa, naturalmente. Quindi il primo messaggio da dare adesso dovrebbe essere quello di non far partire il solito, diciamo, tran, no? Ecco, del politichese, delle trattative strane, ma vedere subito che si può fare e come. Immediatamente. Tra l'altro, allora, non penso che Grillo si allerà. E poi Cacciari. La prima cosa che viene sul tavolo è questa qui. Non si può dire che questa cosa era in attesa, perché bastava studiare, leggere quelli che hanno, diciamo, in qualche modo studiato il Movimento 5 Stelle per capire che poteva accadere quello che è accaduto. E io devo dire la verità, siccome venerdì ho fatto un giro di tutti i sondaggisti, non è affatto vero che i sondaggisti italiani, a parte gli exit, questa roba qui che abbiamo visto in televisione, venerdì non avessero previsto con precisione quello che stava per succedere. C'era una variante, e questa variante comportava il fatto che il Movimento 5 Stelle poteva arrivare fino alla soglia del famoso 25%, in questo caso avrebbe minacciato, diciamo, il successo del Partito Democratico. Quindi venerdì loro lo prevedevano, ma da molto tempo si poteva prevedere che queste sarebbero state le elezioni del Movimento 5 Stelle. Perché?
non si è fatto niente per tamponare questa eventualità. No, ma i segnali della crescita del movimento c'erano tutti, l'unica cosa difficile da prevedere anche per i sondaggisti, credo, era la soglia alla quale si sarebbe attestato il partito di Grillo. Dico partito perché la forma è quella del movimento, ma poi progressivamente e inevitabilmente assumerà le configurazioni di un partito, non fosse altro perché le dinamiche parlamentari sono gestibili soltanto attraverso forme di rappresentanza che riportano al vecchio modello del partito. Dunque tutti avevano i segnali per capire qual era la tendenza in atto e che dimensione poteva avere, almeno l'ordine di grandezza, non lo specifico, perché poi... Cioè, non la esattamente quanti certo, voti, certo. Ma che sarebbe stato un risultato importante, era chiaro fin da prima. Tale da sconvolgere anche un po' le previsioni. Ecco, sì, su questo... adesso qui siamo di fronte ad un risultato molto netto, che rende difficilissima la ricerca di una soluzione, ma io credo che l'unica strada possibile per rispettare il parere degli elettori, il giudizio degli elettori, che è la prima cosa da fare, è tentare questa strada stretta, perché inedita, che però ricordava prima Massimo Cacciari, cioè il Partito Democratico, anzi lo schieramento di centrosinistra che riceverà il mandato, immagino, dal Presidente della Repubblica per fare un governo, deve, secondo me, definire pochi punti che siano condivisibili dal movimento o dal partito di Grillo, chiamiamolo come vogliamo, e con quelli andare in Parlamento e cercare lì una maggioranza. L'ipotesi del governissimo non è data, non ha senso, sarebbe violare il mandato che i cittadini hanno dato alle due forze che hanno avuto, cioè, il risultato maggiore. Cioè in pratica o si fa qualcosa che il Movimento 5 Stelle può accettare, il partito di Grillo può accettare, quindi... condividere, seppure tatticamente, ma condividere, sì. Quindi dare via libera a questo governo, oppure non c'è altra strada che andare a votare, secondo lei? Oppure non c'è altra strada che chiedere al Presidente della Repubblica, secondo me, di costituire un governo istituzionale che abbia però un solo compito in un tempo breve, che è quello di scrivere una legge elettorale diversa da quella attuale, perché il rischio che tutti sanno correremo di tornare a votare con questa legge, che si possa riprodurre una situazione nella quale diventa oggettivamente difficile trovare un equilibrio. Adesso la saggezza e la lungimiranza, che forse in parte è mancata prima, è quella di individuare questi punti che possono essere condivisi dal Movimento 5 Stelle. Io credo che nelle cose che hanno detto, come abbiamo visto, è un movimento composito, con tante anime, con priorità diverse tra di loro, ma lei è così, lo è stato così anche nella... Ma nella i costi vita... della politica sicuramente vanno esatto. affrontati subito. Ci sono alcune cose che riguardano... La riduzione dei parlamentari va affrontata, assolutamente. L'eliminazione dei privilegi va affrontata. Ci sono alcune cose che riguardano, diciamo, la sfera istituzionale, ridisegnare i livelli istituzionali, le province, i costi della politica, il numero di parlamentari. Ce ne sono altre che riguardano alcune priorità anche economiche che il movimento ha indicato, le faccio un solo esempio, ma io penso che sia giusto, una mia vecchia fissazione, finalmente vedo che torna, anzi diventa un argomento importante, lavorare per un reddito di cittadinanza, modificando le regole che oggi ci sono per dare aiuto alle persone che sono colpite e cercando di introdurre uno strumento universale. Grillo dice che gli sta a cuore, benissimo, è un tema sul quale si può introdurre, è un tema che si può introdurre in un programma e bisogna cercare con pazienza, vedo troppa impazienza invece in campo in queste ore. Con chiarezza e con pazienza. Chiarezza, diciamo. Determinazione e pazienza di realizzare una convergenza che non è spontanea perché sono soggetti che in passato, salvo casi rarissimi, però abbastanza irrilevanti stante la dimensione, non si sono mai confrontati. Ci vuole la pazienza per tessere una tela sconosciuta alla politica italiana. Cosa dice Cacciari? No, però, voleva dire prima, sentivo che voleva dire qualcosa su Berlusconi, forse, lo sentivo impaziente di dire la sua su questo. La domanda, no, ma la domanda perché non si è fatto nulla ha una risposta... palese. È chiaro che in una situazione di impotenza politica così clamorosa come quella dimostrata da tutti nel corso di quest'anno di governo Monti,
in cui al riparo del governo Monti si sarebbe potuto mettere facilmente mano ad alcune riforme di carattere istituzionale, vedi le province, vedi la riduzione dei costi della politica, eccetera. Non si è fatto assolutamente niente. È evidente che non occorreva essere profeti per immaginarsi che un movimento di protesti in una crisi sociale di questo genere sarebbe arrivato al 20% e oltre. Il modo di bloccare questo nel Partito Democratico, la carta forse l'avevi in mano e non l'ha voluta usare. La carta era semplicissima: in questa situazione bisognava presentarsi con una candidatura giovane, con una faccia nuova, completamente fuori dagli apparati tradizionali. Tipo Renzi. C'è niente da fare, ho fatto autocritica. Ma certamente ho fatto autocritica io, ma è palese, lo sanno tutti. Che con Renzi le cose sarebbero andate diversissime. Dentro il movimento dei grillini ci sono persone che vengono dalla sinistra e che avrebbero certamente votato Renzi. Scommetto che chiunque di noi lì, Cofferati, io eccetera, conosciamo decine di persone che hanno votato Grillo perché c'era Bersani e non c'era Renzi. È chiarissima la cosa, soltanto che appunto l'apparato del Partito Democratico voleva Bersani, sicuro comunque di vincere, e va bene così. Questa è la storia. Adesso la mia domanda non è, sono d'accordo con Cofferati, ma la mia domanda è: il Partito Democratico, che non ha mai saputo né voluto fare quelle cose che anche Sergio diceva, il Partito Democratico ora in questa situazione si deciderà finalmente a volerle fare seriamente province, riduzione dei costi della politica, conflitto di interessi e presentarsi da Grillo con queste proposte credibili e concretamente realizzabili a brevissima scadenza? Questa è la mia domanda. L'hanno capito finalmente o no? Lei ha detto sono delle teste di C, insomma, sa, le teste di C fanno fatica a capire, no? Un attimo solo. Allora, Giulia, noi sappiamo, poi torno sull'onorevole Carfagna, sappiamo che diciamo Grillo ha espresso un desiderio per la Presidenza della Repubblica, che è quella di avere Dario Fo, no? Come Presidente della Repubblica. Allora, siccome il Presidente della Repubblica è lui che dà l'incarico, diciamo, per il governo, anche se Dario Fo ha spiegato che lui non se la sente, diciamo, per ragioni facilmente intuibili, diciamo, di prendersi un carico così sulle spalle, però tu sei andato a chiedergli, no? Che cosa avrebbe fatto lui come Presidente della Repubblica in pratica. Perché lui ha un grande sogno che poi non è così distante dall'idea di Cacciari e di Cofferati, quindi sentiamolo. Si fa come si è fatto in Sicilia. Sicilia è il partito che ha vinto le elezioni. Il PD si sono messi d'accordo con il gruppo delle 5 Stelle di valutare quelle proposte che sono già sulla carta. O non si fa subito, oppure fra 6 mesi si è di nuovo alle votazioni. E a quel punto Grillo potrebbe vincere. Veramente soltanto un pazzo metterebbe in campo: andiamo allo scatafascio, andiamo dentro, chi se ne frega. Alla fine il Grillo avrà 50% e così le cose si fanno. No. Ragionare in questa forma e in questo livello è da pazzi. Io non accetto un discorso di questo genere. Quindi non è vero che ha chiuso la porta a Bersani? No, assolutamente, non è vero. Io ho parlato stamattina con Casaleggio, anzi poco fa, e non esiste questa situazione. C'è chi dice anche all'interno del PD che dovrebbe essere Grillo a scegliere chi è il Presidente del Consiglio. Il problema forse deve decidere il Capo dello Stato. E se Bersani dovesse rivolgersi invece a Berlusconi e a Monti per fare un governissimo? Sarebbe un disastro, sarebbe la frana totale di tutta la sinistra, per anni, non risorgerebbe neanche più. Guai se facesse una cosa del genere. Per me è un dispiacere il fatto che Bersani non abbia vinto come si sperava. Allora speriamo che riusciranno a collaborare insieme Bersani e Grillo. Ma io spero davvero, spero proprio che si arrivi al momento di rifare la Sicilia in Italia. È assurdo, è paradossale, ma è così. Allora Giulia, chiarito...
Chiarito che la Sicilia e l'Italia è un po' diverso, nel senso che lì abbiamo un presidente eletto direttamente, diciamo così, dal popolo elettorale, diciamo, e invece a livello nazionale ci vuole il voto di fiducia, cioè, del Parlamento. Allora, fai questa cosa molto delicata di presentarci questo ospite questa sera, che già immagino, no? È nel mezzo di un ciclone. È nel mezzo del ciclone, già penso, che sarei già pensando al complotto internazionale, insomma, in che modo questi link, cose, eccetera, eccetera. Però fatto sta che cosa è successo? Questa nostra ospite cosa ha fatto? Viola Tesi, che ha 24 anni e fa la gelataia, quindi forse ha scatenato questo putiferio dalla gelateria in cui non lavora. La conoscevi tu prima, la conoscevi? No. L'ho vista questa sera, l'ho incontrata pochi minuti prima della trasmissione. Ha deciso di aprire una petizione che ha fatto incavolare Grillo in una maniera incredibile, perché tu, Viola, hai chiesto a Grillo di votare la fiducia a un governo PD e in poco più di 24 ore hai raccolto 125.000 firme, che è un numero incredibile. Allora, Grillo poche ore fa sul suo blog, attraverso un intervento di Claudio Messora, ti ha attaccato duramente. Lui ha detto che innanzitutto tu sei venuta un po' fuori dal nulla, che sei una militante del Partito dei Pirati e che addirittura come per magia sei diventata del Movimento 5 Stelle perché la Repubblica, diciamo, ti ha un po' così tirata fuori dal cilindro. Sei una specie di infiltrata, ma cosa vuoi da Grillo? Evidentemente sono un'infiltrata, voglio destabilizzare il Movimento 5 Stelle. Vabbè, siamo... In realtà, niente, la famosa voce del web si fa sentire, visto che prima ne parlava. E cosa voglio? Voglio quello che vogliono anche le persone che hanno firmato l'appello, insomma, la petizione su change.org. Cioè, vorrei un governo, semplicemente, un governo che faccia qualcosa per questo paese, per noi, per il nostro futuro. Cos'è che ha spinto a lanciare questa petizione? L'apprensione. Per cosa? Per dire, oddio, adesso cosa succede? Cioè... Il paese torna in mano a un governo tecnico, torna il governissimo, oddio, PD, PDL di nuovo, no? Proprio. Te hai un sogno, hai 24 anni e te vorresti aprire una gelateria. Cosa ti interessa del governo? Che migliori questo paese, ci dia speranza, che non ci obblighi, come diceva la ragazza prima in piazza San Giovanni, a andare via, andare all'estero. Mi piacerebbe aprirla in Italia, la gelateria magari. Non per forza in Brasile, in Australia. E un governo potrebbe aiutarti? Sicuramente. Senta, possiamo... Viola, scusi, sì? Lo sento che è emozionata, si vede che insomma alle scuole del CAGBEI, che insomma sono quelle dove si allena Giulia Innocenzi, diciamo, non l'hanno preparata, diciamo, bene. Allora, per cui è un po' quella, diciamo, come dire, quella timidezza, insomma, di chi insomma non ha fatto grandi scuole di addestramento. Però le voglio dire, come cavolo fa Grillo, adesso siamo, diciamo, sinceri, no? Cioè, come fa Grillo ad approvare un così sicket simpliciter, un governo a presidenza Bersani, dopo che è andato in giro per tutta Italia a dire che Gargamella, che non è buono a far niente e quant'altro? Cioè, fa fatica poi a spiegarlo alla sua gente, diciamo. Quindi, tutto sommato, ci dovrebbe essere un punto di incontro. Nessuno dei due può risultare, diciamo, vincitore al 100%, perché altrimenti la cosa è impossibile. Cioè, l'obiezione c'è. Poi lasciamo perdere il Grillo, la fa con la sua, diciamo, consueta dolcezza. Ecco, non è come quando parla con la BBC, no? È tutto bello, segni tranquilli. Quando parla con noi, mena giù certe randellate. Allora, però, a parte questo, l'argomento tiene. Come fa lui se non ha veramente la garanzia che le cose producono un cambiamento? Ma infatti non è che gli si chiede di allearsi col PD, si chiede semplicemente di mettersi d'accordo su dei punti precisi che sono, secondo me, fondamentali per questo paese. Di non sprecare l'occasione, non sprecare questa tornata elettorale, ha avuto un sacco di successo, tanti hanno votato, non solo i militanti, anche persone comuni come me. Quindi usiamo questo voto per cambiare subito qualcosa, se è possibile. Sì, esatto. Questo è il concetto. Per favore. Allora, onorevole Carfagna, come ha capito, insomma, quando sento parlare di governo col PDL, cioè qui viene un po' l'itterizia a tutti, insomma. Abbiamo la scabbia. C'è una paura. Sì, 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 sì. C'è una roba. Sì, sì. C'è un altro peste, governo col PDL, peste. Mamma mia, no? Siamo appena usciti. Forse si dimentica che
Le poche riforme fatte in questo paese le hanno fatte i governi di centrodestra, ma detto questo, cioè, quindi è detto meglio, questo, da questo punto di vista, no, per detto favore, questo, no, se no, volete no, ve l'elenco, no, no, sono quasi 50, no, 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 però se volete ve l'elenco, se avete tempo ve l'elenco, no, sono no, no, grazie, no, non facciamo, no, così cose, poi già, vediamo già se abbiamo risate, avuto l'elenco se delle cause di travaglio, se le risate passano magari allo sgomento, basta elenchi niente. No, io vorrei parlare di politica stasera, che è più interessante. Parliamo infatti di quello, esatto. Perché ringraziando Dio, cioè, voglio dire, proprio perché lei dice che avete riformato di più. Si tenta di accreditare delle tesi, fortunatamente poi il mondo all'esterno, però diciamo che proprio è la diverso. Sua tesi, volevo, il fatto che avete notare, riformato volevo farle, da soli. Volevo farle notare una cosa. Quando prima Fo dice sarebbe un disastro per la sinistra, non per il paese. Cioè, quando io prima le dicevo l'obiettivo, la priorità, è il bene del paese oppure è il tornaconto personale di un leader politico del suo partito e quindi la sua sopravvivenza? Cioè, questo è il grande problema in gioco. Cioè, per noi va benissimo un governo Bersani-Grillo, a parte che stiamo parlando di un'ipotesi che mi sembra difficile da realizzarsi e concretizzarsi, perché Grillo ha sbattuto la porta in faccia, come ha detto lei, con grande eleganza a Bersani. Quindi mi sembra un'ipotesi oggi difficilmente praticabile. Dura, diciamo, ma non si può neanche pensare, non si può neanche pensare in un momento drammatico per l'Italia, in un momento difficile come questo, di replicare il modello Sicilia, a parte la differenza tra presidente direttamente eletto e presidente da eleggere con la fiducia. Cioè, non si può pensare di navigare a vista. Cioè, ci vuole un governo che fa un accordo non giorno dopo giorno, ma che fa un accordo su 3-4 punti precisi. Quali sono le priorità del paese, secondo noi? Una pressione fiscale insostenibile, che è salita negli ultimi 12 mesi di 3 punti percentuali, una disoccupazione che è salita dall'8% quasi il 12%, la sofferenza delle imprese, il fatto per esempio che la pubblica amministrazione non paghi i suoi crediti alle imprese, e poi ovviamente i tagli all'interno della pubblica amministrazione, non solo i tagli dei costi della politica, che ovviamente vanno fatti, ma anche i tagli all'interno della pubblica amministrazione, della burocrazia, i funzionari di Stato che guadagnano uno sproposito, i dirigenti per esempio di ministeri che guadagnano uno sproposito, perché è giusto tagliare i costi della politica, bisogna continuare sulla strada già intrapresa, è una soddisfazione che va data al popolo, perché bisogna anche creare empatia, se il popolo soffre è giusto che la politica soffra con loro e dia il buon esempio, ma attenzione, bisogna anche essere onesti e dire cittadini, non si risolve il problema dell'Italia, perché rispetto agli 800 miliardi di spesa pubblica quello che poi si riesce a racimolare è poco, quindi non si risolve il problema della sofferenza, della disoccupazione al sud e delle imprese al nord, a cui lei faceva riferimento. Però. Si dà l'esempio e va dato anche per esempio tagliando le pensioni d'oro, tagliando i vitalizi, tagliando anche gli stipendi, come le dicevo prima, di dirigenti e funzionari di Stato che oggettivamente superano la soglia e il limite della decenza. Quindi, secondo me, queste sono le cose su cui bisognerebbe trovare un accordo. Non si può navigare a vista. Non si può navigare a vista perché il momento non ce lo consente, perché è ancora alla porta la speculazione finanziaria, perché ancora dobbiamo dar retta ai mercati, perché c'è il problema del debito. Grillo dice non paghiamo il debito, che è una cosa bellissima da dire, no? Ma sappiamo tutti che non si può fare. Il problema è come ridurre il debito. Non lo dice non più, perché ho visto oggi un'intervista, allora, non lo dice più perché sa di dire un'intervista una del suo anche consulente, uscire dall'euro, no? Lui si è corretto, dice facciamo un referendum sull'euro, perché sa che sono del cose, suo consulente economico ha fatto, dove dice che non sono nemmeno favorevoli ad uscire dall'euro, certo, cioè che è una questione si che dice che è per la prima volta con molta nettezza. Quindi questo dico, l'interesse del paese, quella deve essere la priorità e l'obiettivo, e con questa priorità e con questo obiettivo bisogna cercare un accordo. Riescono a trovarlo Bersani e Grillo? Ben venga. Però io dico una cosa, Cofferati, allora, premesso che queste cose che dice l'onorevole sono abbastanza condivisibili, perché l'Italia ha la spesa pubblica improduttiva, vanno fatti, insomma, non ha la spesa pubblica in genere, però la spesa pubblica vanno fatti, eccetera, eccetera. Lei non ha messo tra le priorità il controllo del debito pubblico, ma se ne deduce che per lei tagliando la spesa improduttiva si arriva a mettere sotto controllo anche il debito, no? Allora, però comunque se uno fa un governo e c'è un'opposizione che vuole, che converge sugli stessi obiettivi, è anche più facile che il Parlamento realizzi questi obiettivi, diciamo. Però la sua è un'obiezione più di fondo, cioè lei dice ma siamo sicuri che poi questo andare continuamente navigando a vista
a cercare il consenso del Movimento 5 Stelle a ogni due minuti non crei un governo troppo debole per affrontare una situazione come quella che c'è adesso di turbolenza dei mercati, con una situazione che non è ancora sotto controllo, che potrebbe diventare pericolosissima da un momento all'altro. Questo era il senso della mia proposta iniziale, cioè non un governo, non la navigazione a vista, ma mettetevi d'accordo e fatelo un governo che duri, che è una cosa un po' diversa, anche con una durata limitata, ma che abbia un percorso condiviso. Perché questa cosa di dire ogni 5 minuti vado a vedere se sono d'accordo o no, ci crea effettivamente una debolezza politica che potremmo pagare a caro prezzo. No, ma difatti nessuno immagina una navigazione a vista, sia l'ipotesi che di Cacciari. Abbiamo prima commentato il tema che ha introdotto Massimo, poi gli vorrei dire una cosa a proposito del se il PD è disponibile a fare. La mia risposta alla sua domanda è sì, ma poi spiego perché. Non è un'ipotesi di navigazione a vista questa, è l'ipotesi di un programma da condividere tra le due forze politiche che hanno avuto la maggioranza dei consensi da parte dei cittadini italiani, rispettando il mandato che i cittadini gli hanno dato. Dunque non è una cosa che si costruisce cammin facendo, no, è un'ipotesi di programma su pochi punti che tengono insieme quelli che riguardano le modifiche degli assetti, dei costi e delle dinamiche istituzionali con quelli che riguardano l'economia, però pochi, per un tempo determinato. Tra questi ci deve essere anche la riforma della legge elettorale. Io non me ne voglia l'onorevole Carfagna, ma le cose che lei dice, alcune peraltro di assoluto buon senso, si dà il caso che, essendo stato il suo partito al governo per tutti questi anni, non le ha fatte. Hanno cambiato idea. Provocazione inaccettabile. No. Le abbiamo fatte di cose, siamo fieri. Non voglio ritornare al passato che abbiamo recuperato le spalle, il conduttore ci ha invitato a guardare avanti. Perché prima no. Si è parlato del crollo dei partiti. Cerco sempre di guardare avanti. Perché... No, prima si è parlato del crollo dei partiti, però attenzione perché... Il PD in un mese è crollato di 10 punti percentuali, no? Perché era attestato al 33, 34, eccetera. Il PDL invece dal 14 è passato al 24, 25. Quindi onorevole, lei era partito. Evidentemente qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Era molto distratta, non ha ascoltato perché Santoro. Perché nei voti reali ha perso una 15-16 punti, diciamo così. Però non fa niente. Non l'ha ascoltato perché se no non le sarebbe sfuggito che avete perso 6 milioni di voti. Insomma, poi questo è cosa che le può spiegare. 6 milioni e quasi e mezzo, 6 milioni e 350. Ho detto io che abbiamo avuto un risultato straordinario, no. Però è vero che c'è stato il recupero di Berlusconi, cioè è indubbio questo. Sì, il recupero di Berlusconi che è servito a perdere un po' più dignitosamente di quando gli sarebbe capitato se non avesse recuperato. Perché non bisogna alterare i dati che sono quelli che i cittadini hanno consegnato con il loro voto al Paese. E da lì bisogna partire. Allora, un accordo che sia tale... su pochi punti, per un tempo determinato. Questo peraltro non impedisce, se le cose dovessero funzionare, come molti di noi sperano, che poi questo accordo venga reiterato e si prosegua. Però stabiliamo un tempo, stabiliamo quali sono le cose sulle quali la convergenza è più semplice. Alla domanda di Massimo rispondo sì, il Partito Democratico è pronto, perché come lui sa, su alcune cose che riguardano anche... diciamo la parte istituzionale, il Partito Democratico ha delle proposte, faccio un solo esempio, la diminuzione dei parlamentari, il Partito Democratico ha una sua proposta, non è mai stata realizzata perché per realizzarla ci vuole la maggioranza in Parlamento che il Partito Democratico non aveva. Oggi, visto che Grillo ha la stessa opinione del Partito Democratico, poi ci potranno essere differenze per quanto riguarda le quantità, ma la linea è quella, è la si può realizzare. Però vi consiglierei intanto di fare la prossima conferenza stampa, avevo seguito tutta quella fatta da Bersani, ci volevano due o tre traduttori simultanei, cioè di fare queste proposte in maniera chiara, in modo che tutti le capiscano e non si possa andare... Sembrano dei corteggiatori scritti in italiano, insomma. Respinti dalla... Allora, intanto devo dare la pubblicità perché sennò si fa. Poi dopo vi voglio far sentire a Carbonia perché hanno votato Grillo, subito dopo la pubblicità. Cioè questo territorio è morto, non c'è più niente, non esiste più niente.
C'è solamente questo stabilimento qua in piedi, questa è la Glencore, sì. Che non so fino a quando potrà rimanere in piedi anche questo. Le fabbriche, le multinazionali che si sono succedute, che hanno lavorato qua, non hanno provveduto alla bonifica di questo territorio e quindi oggi noi ci ritroviamo a non avere prospettive. Quella è l'area di polo industriale di Porto Scuso. Queste qui sono le recinzioni di queste grosse vasche di contenimento degli scarti industriali di lavorazione dell'alluminio. La terra qui è rossa. E questi non sono altro che gli scarti di lavorazione dell'allumina e quindi del trattamento della bauxite per trasformarla poi in allumina che andava all'interno dell'Alcoa. Quindi questo non è altro che inquinamento. Questa è una conchiglia di mare. Geneticamente modificata. Sì, ma guarda, perché? Non è possibile. Guarda, non toccare neanche con le mani queste cose che... Io qua ho comprato l'abito da sposa quando mi sono sposato. Qua dentro? Il Bazar Gallura. È uno dei mitici negozi di abbigliamento di Carbonia. Dal 1960. Dal 1960. Questo ha chiuso lo stesso per la crisi. Questo è lo scenario. Cioè, ovunque ti giri, guarda, anche lì c'è un negozio. C'è stata subita, affitta sì. E di lassù la stessa cosa, un'altra serranda. Chiusa. Chiusa. Io non posso venire a comprare quelle scarpe. Te l'ho detto, io questo mese ho preso 420 euro di busta paga, di cassa integrazione. Non possiamo andare a spendere questi soldi qua, perché dobbiamo pagare le tasse prima. E questo lo dobbiamo grazie a questi governanti. Questo lo dobbiamo grazie ai politici che tanto ci avevano promesso. Invece non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente per noi. Questo è stato il vostro presidio? Sì. Qua siamo stati 44 giorni. Qua sotto. Proprio qua, come vedi. Qua. Lì dentro. Si dormiva in quel tunnel? Lì dentro, sì, 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 sì. E lì è il punto dove si è affacciato Beppe Grillo quando è venuto a parlare proprio con noi. Io non dovevo rimanere lì dentro 44 giorni, insieme a quegli altri miei tre colleghi, aspettando che cosa? Non c'era nessuna, non c'era nessun partito che veniva a dirmi da lì, togliti, vieni fuori da lì. È venuto un esponente di partito, Grillo, l'unico a dirmi vieni fuori da lì, che non ci fai un cazzo lì. Mi viene... Perché? Perché viene da piangere? Perché non meritiamo questo. Ho fatto 44 giorni lì sotto, sempre pensando a mia mamma e a mio padre che mi chiamavano, sono anziani, mi chiedevano sempre come stavo io. E io li tranquillizzavo, gli dicevo non preoccupatevi, stiamo bene, però dentro di me stavo raccontando delle bugie, perché non avendo lo stipendio non hai più l'opportunità di dire a tuo figlio continua a studiare, vivi tranquillamente come vivevi prima, che papà intanto si può privare lui di alcune cose pur di farti vivere decentemente a te. Quello che mi sono costruito me lo sono costruito lavorando, da persona umile. Cammino ovunque a testa alta, mi conoscono tante persone e chi mi conosce sa chi sono, non ho mai creato nessun problema e quindi non vorrei creare oggi problemi per difendere che cosa? La vita di mio figlio oppure la vita di mia moglie. Allora, come stiamo aspettando
di collegarci con Genova, dove c'è Marco Travaglio, che questa sera è impegnato con lo spettacolo È stato la mafia con Isabella Ferrari. Siccome noi abbiamo cambiato mille volte la data di questa serata qui, lui chiaramente ha previsto 3 mesi fa di stare a Genova e quindi dobbiamo collegarci con lui. Vi chiedo di essere un po' brevi, diciamo, in modo che io... Se, eccolo, mi pare che Travaglio c'è. È pronto? Ok. Allora Marco, Marco, se mi senti vai pure, tranquillo, vai. Eccomi, buonasera. Buonasera, puoi andare, fai pure il tuo diciamo pezzo di là. Diciamo la verità, nessuno di noi vorrebbe trovarsi in questo momento nei panni del povero Bersani. Le sue ultime parole famose, lunedì smacchiamo il giaguaro, passeranno alla storia come inno alla sfiga, peggio ancora della gioiosa macchina da guerra di Occhetto, che tra l'altro aveva preso pure più voti. Ora Bersani ha solo 2 alternative alle elezioni, o si allea con Grillo o si allea con un comico. Cioè con Berlusconi, che peraltro è suo alleato già da 16 mesi nel governo Monti, anche se nessuno se lo ricorda. Infatti Berlusconi vorrebbe tornare ad allearsi, ma stavolta Bersani dice che non vuole perché ha paura degli elettori. Così all'improvviso apre a Grillo, che però non vuole votare la fiducia a chi lo ha definito nell'ordine fascista, antidemocratico, peggio di Lenin, quinta colonna di Berlusconi, populista, autoritario, eterodiretto, indecente, maschilista, autocrate da strapazzo. E ora chiede a Grillo di salvarlo, promettendo di fare subito in fretta e furia tutto insieme quello che i partiti non hanno mai voluto fare in 20 anni. Eppure sono 6 anni che Grillo tenta di dialogare col centro-sinistra. Cominciò nel 2007 quando lanciò le primarie programmatiche online, che furono discusse da 800.000 persone su internet, e poi consegnò a Palazzo Chigi le proposte a Prodi: energie rinnovabili, wifi gratis, rifiuti e cemento zero. Prodi quel giorno sorrise, chiuse gli occhi e si addormentò sul divano. L'8 settembre ci fu il primo V-Day a Bologna, che riempì Piazza Maggiore e varie piazze collegate per il Parlamento pulito. 3 leggi di iniziativa popolare per togliere i condannati dalle liste, tetto di 2 legislature massimo e via la legge Porcellum. Sotto il palco non c'era nessuna telecamera della RAI, di Mediaset e di La 7 che avevano altro di cui occuparsi. C'era solo Anno Zero insieme a Sky. Il TG1 dedicò all'evento un servizio di ben 29 secondi, mentre il TG2 col suo direttore Mauro Mazza evocò addirittura i terroristi in un editoriale intitolato Grilli e Grilletti, dove ammoniva Grillo facendo il gesto della pistola e disse: che cosa accadrebbe se un mattino qualcuno, ascoltati gli insulti di Grillo, premesse il grilletto? Scalfari scomunicò il Movimento 5 Stelle come fenomeno anarcoide e individualista, anacronistico e antipolitico, e paragonò Grillo a Guglielmo Giannini, Cola di Rienzo e Masaniello. Poi disse: chi inneggia il Vaffa partecipa consapevolmente alle invasioni barbariche che connotano gran parte della nostra mediocre e inselvaggita attualità. Mi viene la pelle d'oca, dietro il grillismo vedo la dittatura, l'antipolitica è sempre servita a fare piazza pulita per il futuro dittatore. Andrea Romano, attuale testa d'uovo di Monti e Montezemolo, allora scriveva sulla Stampa, se la rideva di gusto e scriveva che in un paese normale il V-Day sarebbe recensito nelle pagine dello spettacolo. Grillo ci riprovò nel 2008 con il secondo V-Day a Torino, altro strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione, il referendum. Ne propose 3 per la libertà di informazione. In piazza c'erano 100.000 persone, 2 milioni di italiani collegati in altre piazze, si raccolsero quasi 500.000 firme per abolire l'ordine dei giornalisti, la legge Gasparri e i fondi pubblici ai giornali, e poi ci fu l'appello di Grillo al PD proprio: copiate il nostro programma, ve lo regalo. Nessuna risposta. Su Repubblica Francesco Merlo scrisse che la libertà di stampa in Italia non è in pericolo, anzi in Italia c'è sovrapproduzione di informazione, ce n'è addirittura troppa, ce ne vorrebbe un po' meno, e poi che Grillo era molto in crisi e non riusciva più nemmeno a far ridere. Il giornale lo chiamò Benito Grillo e Sergio Romano sul Corriere scrisse: l'irresistibile ascesa del comico politico dura generalmente qualche mese o pochi anni e poi si spegne quando il pubblico si stanca di ascoltare sempre le stesse battute o si accorge che nessuna soluzione politica potrà mai venire dal mondo dell'avanspettacolo. Accadrà anche nel caso di Grillo, una previsione proprio perfetta. Nel 2009 Grillo si candida
addirittura alle primarie per il segretario del PD dopo Veltroni e Franceschini in concorrenza con il candidato dell'apparato, che era appunto Bersani. Ma la domanda fu respinta. Perché? Perché mentre si scoprivano migliaia di tessere false del PD in tutta Italia, uno dei pochi che voleva iscriversi davvero, e cioè Grillo, non poteva. Motivazione: non è possibile la registrazione del signor Grillo Giuseppe all'anagrafe del PD perché si riconosce in un movimento politico ostile al PD. E Grillo disse: ma io sono ostile all'attuale vertice del PD, ma le primarie servono appunto per cambiarlo il vertice, quindi perché mi tenete fuori? Ma comunque lanciò un ultimo appello quasi disperato: prendetevi il nostro programma, non potete avere lo stesso programma di Berlusconi. Nessuno gli rispose, tranne Fassino, che lo sfidò con una frase memorabile che oggi sta facendo il giro del web. Se Grillo vuol fare politica, fondi un partito, si presenti alle elezioni e poi vediamo quanti voti prende. Perché non lo fa? È stato poi accontentato. Nel 2010 il Movimento 5 Stelle esordisce alle elezioni amministrative, in Emilia sfiora il 7%, in Piemonte fa il 4% e Mercedes Bresso perde contro quota di misura e se la prende con Grillo, dice, non l'avevamo calcolato, ci ha fatto perdere le elezioni. Risposta di Grillo: è la Bresso che ci ha tolto un sacco di voti, se non si presentava lei vincevamo noi. I partiti intanto continuano a dormire sperando che passi la nottata. L'anno scorso, alle prime prima delle amministrative, Napolitano invita addirittura a non dare fiato al demagogo di turno. Crosetto del PDL dice: mi ricorda i fascisti Grillo, anzi i nazisti. Alla violenza verbale di Goebbels parliamo di un fascio comunista. Enrico Letta disse: preferisco che i voti vadano al PDL piuttosto che a Grillo. Risultato: 5 Stelle vince a Parma e prende l'8% su scala nazionale. Però Bersani si consola e dice: non abbiamo perso, abbiamo non vinto. Napolitano non si è accorto di nulla, anzi dice: boom, quale boom? Io di boom ricordo solo quello economico degli anni 60, gli consigliano Amplifon, che ha degli ottimi prodotti per i problemi di udito. L'estate scorsa tutta una gara a insultare Grillo, che naturalmente ricambia con gli interessi. Bersani gli dà del fascista del web, Scalfari se la prende addirittura con Mentana e Santoro perché lo fanno vedere e perché mostrano i sondaggi che lo danno in crescita. La morale è che non bisogna parlarne, così 5 Stelle non esiste. Intanto Grillo si prende pure la Sicilia con una nuotata, ma Ferrara dice che è un flop. D'Alema sghignazza: Grillo mi sembra un impasto fra il primo Bossi e il Gabibbo. E il Cavaliere dice: è un fenomeno da baraccone che sottrae voti ai moderati e li regala alla sinistra. Giuliano Ferrara, che è proprio un profeta con un fiuto da rabdomante, aggiunge: Grillo è in caduta libera, vola sotto il 10%, ha uno spazietto politico residuale tipo Cicciolina, arriva il voto utile e l'attore torna al suo cabaret. Ferrara, naturalmente considerato molto intelligente a destra e a sinistra, infatti gli danno tutti retta e adesso se ne pentono. Bersani infatti archivia rapidamente l'ondata di novità delle primarie, annuncia: adesso arriva lo squadrone, mette Renzi in naftalina, fa una campagna elettorale senza dire una parola su tagli alla casta, agli sprechi, legge elettorale, tasse, corruzione, anzi senza dire una parola, punto. E perché? Perché il PD è troppo impegnato a spartire i ministeri del futuro governo, che pensa di vincere al totocalcio senza neanche giocare la schedina. Bersani a servizio pubblico non viene, in compenso va da Vespa con tanto di peluche del giaguaro da smacchiare, si dimentica persino di prenotare Piazza San Giovanni e se la fa fregare da Grillo, pensa di avere già vinto, butta alleati e voti preziosi dalla finestra, prima via Di Pietro, poi via i Verdi, i comunisti, in groia che non piace a Napolitano, così rinuncia a un 2% che non è molto ma l'avrebbe fatto vincere o l'avrebbe fatto perdere un po' meglio. È il replay della campagna elettorale del 2006, quando il centro-sinistra partì con 10 punti di vantaggio e finì pari. Allora c'era la BNL con l'Unipol, adesso c'è il Monte dei Paschi, sempre tutti sulla stessa banca. Mai un'idea chiara, solo frasette biascicate col sigaro in bocca, il giaguaro da smacchiare, il passerotto in mano, il tacchino sul tetto, la mucca in corridoio, tutto lo zoo. Tranne una bestia, il Grillo, che viene dimenticato perché è fascista, ci porta in Grecia e ci fa uscire dalla democrazia. Anzi, Vendola disse: Grillo urla e mette grugniti invece di pensieri. Adesso improvvisamente Grillo è tornato di sinistra, D'Alema lo elogia come l'interlocutore prezioso e Vendola auspica una discussione feconda. Chissà in che lingua la faranno la discussione feconda, coi grugniti? Grazie Marco. In bocca al lupo a Isabella Ferrari, a te per Stato la Mafia. Grazie. Allora, torniamo qui, lasciamoli
riposare perché era nell'intervallo, tutto questo, quindi lui come al solito è molto laborioso per riuscire a fare queste cose, queste performance straordinarie che fa. E vorrei tornare a quello che avevamo visto prima, però Cacciari, voglio chiedere una cosa molto semplice. La Lega, diventa prima tra gli operai. Adesso Grillo, diventa primo tra gli operai, perché c'è mezza Fiom, per non dire due terzi di Fiom, che hanno votato per Grillo. Ma come cavolo si spiega questo? Questo proprio dissociazione con quella che dovrebbe essere una base naturale per il PD? Beh, intanto qui uno, il PD e i suoi predecessori avevano perso relazioni, per così dire, con la classe operaia o più o meno organizzata, eccetera, da quel dì, ben prima dell'ultimo sciagurato ventennio. Secondo, ogni parallelo tra Lega e Movimento 5 Stelle è privo di qualsiasi fondamento. La Lega era un partito a centralismo neanche democratico, la leadership leghista era insieme anche una struttura organizzativa fin dall'inizio, fin da quando prendevano pochi voti, ben radicata sul territorio, quindi non c'è nessun parallelo possibile tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ultima questione, divertentissimo tutto ciò che Marco ha detto, ma l'ultima questione, non per scusare i punti teste di travaglio e tanti altri motivi in più che potrei aggiungere su questioni anche molto più sostanziose, tuttavia non va dimenticato che il boom vero avviene quando, per questi movimenti, come anche per la Lega sotto certi aspetti, quando la situazione sociale e economica è vicina al collasso. Interpretano ovviamente la protesta, però la differenza è che a questo punto, su questo io scommetterei, a questo punto con un risultato di questo genere non è possibile continuare semplicemente a gestire la protesta, perché a questo punto quelli che hanno eletto Grillo chiederanno a Grillo assunzioni di responsabilità e risposte di governo. E se Grillo non le dà, o se Grillo si tira fuori, allora sì, sarei pronto a scommettere un rapido scioglimento di questo movimento. Aggiungo, realismo vuole, e Grillo lo sa benissimo, che i 180-200 persone venuti dal nulla che si troveranno in Parlamento, non i rappresentanti quindi della Lega nei momenti del loro successo, che erano tutti educati e promossi e selezionati all'interno di un'organizzazione, questi 150-200 persone, dopo tre mesi che stanno in Parlamento a Roma, non li caccia neanche lo Spirito Santo, non Grillo. Non è possibile pensare che appunto costoro si sciolgano così semplicemente, sic et simpliciter. E non è possibile che sia Grillo a dirgli andate tutti a casa adesso, dopo due o tre mesi non li muove più neanche lo Spirito Santo, e quindi Grillo, secondo me, deve assumere responsabilità di governo, direttamente o indirettamente, adesso si vedrà, bisogna muoversi con grande elasticità, con grande anche capacità tattica, ma secondo me bisogna puntare su questo, perché realisticamente Grillo sarà nelle condizioni di dover assumere delle responsabilità di governo. Chiaro. Dottoressa Gualmini, vediamo, ma siamo sicuri di questa romanizzazione, diciamo, dei deputati grillini, oppure c'è da essere un po' dubbiosi, perché qui, insomma, è un grande livello di fidelizzazione loro rispetto alla leadership per il momento, quello che si vede. Per il momento sì, dunque secondo me ci sono alcuni pezzi da sistemare, nel senso che io non ritengo assolutamente che Grillo accetti una alleanza con Bersani, e questo è già emerso anche tra suoi militanti eletti sia come parlamentari che come consiglieri nelle regioni in cui, insomma, ci sono discrete truppe, nel senso che loro proporrebbero, da quello che ho capito, cioè preferirebbero una figura che non sia Bersani,
perché Bersani per loro è il simbolo delle cose che ha detto lei, cioè la bandiera appunto del il bersaglio, il nemico che hanno combattuto in tutta la loro storia. Quindi no Bersani, diciamo, ma magari che Marco è stato, diciamo, come al solito delizioso, però parlare degli insulti che hanno fatto a Grillo mi sembra un po' eccessivo, nel senso che sì, voglio dire, quelli che hanno ricevuto da Grillo, appunto, mi pare che sia, cioè, quindi o li mettiamo da parte questi, esatto, insulti, e cerchiamo di ragionare, diciamo, esatto, da una parte e dall'altra. Però ecco, non vedo le condizioni, perché Bersani per loro rappresenta appunto l'emblema del partito, del ceto professionale, appunto del corrotto e della casta, diciamo, quindi no Bersani, ma magari una figura che comunque sia gradita in qualche modo al Movimento 5 Stelle e su cui si possa trovare una convergenza. Quindi io penso che non un super professionista della politica. No, non un super professionista, non un super tecnico, ma un competente. Un competente di che morale sappia fare quelle cose. Io dico che le cose che hanno elencato appunto i due onorevoli sono assolutamente vere, ma sono troppe. Qui abbiamo 4, 5, 6 mesi, per cui bisogna mettere 3 punti. Che possono essere, non so, così come il governo Monti ha fatto e ha fatto il lavoro duro sul versante dell'economia, qui bisognerebbe fare legge elettorale, monocameralismo che risolverebbe tutti i problemi, perché riduci il numero appunto dei parlamentari, il Senato diventa rappresentante delle regioni, delegati senza indennità. C'è una procedura costituzionale, non è proprio lo così. Lo so, però vanno fatte queste cose, vanno fatte. Quindi 3 punti questa volta sul versante delle istituzioni, dei palazzi in cui abitano i partiti, così come Monti in realtà era la figura di riferimento nel bene e nel male per invece il salvataggio sull'onda del default. Poi è vero, c'è il problema delle tasse eccetera. Su questi 3 punti penso che con un'operazione saggia di Napolitano si potrebbe arrivare ad una figura esterna su cui convergere. Però Dragoni, c'è un problema qui, però sì, facciamo tutto, però l'economia è sempre quella che poi alla fine è la mattonella che decide. Se cammina mattonella è una cosa, non cammina sono cavoli. Primo punto, primo interrogativo qual è? Veloce. L'incertezza del dopo elezioni ha immediatamente causato un rialzo dei tassi sul debito pubblico e forse ci eravamo dimenticati un po' quella parolina, lo spread, invece è volato di circa 50 punti e sui titoli che il Tesoro proprio ha emesso da lunedì fino a ieri, il rialzo dei tassi ha già causato un aumento di spesa di 72 milioni di euro solo per quest'anno. E se lo spread si mantenesse a livello... Tanto che Napolitano ha voluto tranquillizzare tutti dicendo intanto un governo ce l'abbiamo, è ancora Monti, è in carica, quindi attenzione perché insomma c'è paura che si possa generare una specie di panico nei mercati o che i mercati possano generare panico, perché c'è anche questo. Allora... E se lo spread si mantenesse su questo livello, che diciamo è ancora sotto controllo ma c'è un aggravio, lo Stato che quest'anno dovrà emettere per rinnovare i titoli in scadenza ancora 300 miliardi di titoli BOT, BTP e altro, sborserebbe 2 miliardi in più di interessi rispetto a quello previsto, quindi 2 miliardi in più sono già metà dell'IMU per esempio o del futuro aumento dell'IVA. Quello che però non sappiamo invece, o che non è stato ben chiarito, è che la più grande banca americana martedì, il giorno della pubblicazione dei risultati elettorali, è la JP Morgan, dopo il voto ha subito detto ai clienti vendete tutti i BTP che avete, anche se le quotazioni scendono, fino a quando il prezzo non scende e quindi non esprimeranno un rendimento che corrisponde al circa il 5% all'anno. E sono arrivati infatti al 4,9. E intanto ha detto comprate i titoli tedeschi che però rendono solo l'1,4 perché più sicuri. Allora perché la JP Morgan ha dato questo consiglio, potremmo dire, quasi devastante? Perché l'Italia adesso viene valutata a rischio quasi quanto la Spagna, che invece dopo il crollo della Grecia era considerato un po' il fanale di coda in Europa, il primo paese che avrebbe potuto dover chiedere aiuto all'Europa per il famoso scudo antispread e la BCE. Infatti, se un mese fa i titoli spagnoli rendevano più dell'1% di interesse rispetto a quelli italiani, cioè tra i due paesi il differenziale era circa 100 punti, adesso questo differenziale si è ridotto ed era appena 50 punti martedì, il giorno della pubblicazione dei risultati elettorali, oggi 39, quindi ci stiamo avvicinando pericolosamente. Stiamo diventando come la Spagna, alla cioè Spagna. Abbiamo lo stesso livello di rischio della Spagna. E Monti proprio, che nei mesi, gli ultimi mesi dell'anno scorso, dopo che era stato annunciato lo scudo antispread della BCE,
diceva, quasi gufava secondo me, riferendosi alla Spagna, che si aspettava che da un giorno all'altro la Spagna chiedesse l'aiuto dell'Europa per capire che conseguenze questo avrebbe avuto, usava un'espressione un po' cinica, assaggiare il budino. Chissà che ora invece non tocchi a noi scoprire che il budino ha un cattivo sapore. Vabbè. Allora, dato che abbiamo qui i politici, Monica, vorrei che insomma, lui che è uscito dal buco, che ci ha fatto vedere prima, gli spiegate perché non ha votato loro, ha votato Grillo, perché ha ritenuto di fare questa scelta? No, che tra l'altro fammi dire una cosa, perché certo. Abbiamo parlato di un popolo vittorioso, no? Rispetto al trionfo di Grillo, a Carbonia Grillo prende il 32%, ma io vi sfido a parlare di loro come dei anch'io vincitori. Mi sento vittorioso, ma allo stesso momento mi sento un perdente, perché io ho sempre votato un partito di sinistra e come sai Michele, Carbonia dopo l'andata via del fascismo è diventata subito di sinistra e di sinistra è rimasta, ma questa volta Carboni ha pagato quel danno causato dai nostri politici di sinistra che rappresentano veramente tutto il territorio del Sul Cisiglesiente dove noi apparteniamo. E mi sento, oltre a dire questo, perdente nel senso vero della parola, perché io ho sempre votato a sinistra. Dire a quella signora che c'è lì, che prima la sentivo, la signora Carfagna, tanto hai fatto del bene, non so tutto quello che avete fatto insieme al tuo carissimo Berlusconi, non ho paura di dirlo, ma cosa avete combinato? Vieni a vedere in Sardegna, non venire a farti solamente le ferie, tu e insieme al tuo carissimo Berlusconi, insieme agli altri, venite a vedere come avete conciato la nostra terra. È un disastro, non c'è più niente, vergognosi, vi dovete vergognare. Allora perché, allora se sono stati loro, no? Perché poi voi che avete sempre votato a sinistra avete pensato che dovevate votare pure contro la sinistra, perché? Cioè, se era tutta colpa di Berlusconi. Perché mi sono sentito Carfagna, tradito perché... anche dal mio partito. Quando io ero 44 giorni lì dentro quel buco, mica ci sono andato perché avevo desiderio di rimanere lì dentro. No, io ci sono andato perché il 12 di novembre il governo tecnico messo per colpa anche di questa signora che c'è qua, perché non sono riuscita a risolvere i problemi del nostro territorio. Sì, è così. E testimoni, ci sono queste persone che testimoniano i danni che avete combinato. Lasciami finire. Mi sento... Non sta dicendo niente. Dai. Come? Sta dicendo, sta solo ascoltando quello che sì, dice. Sì. No, ho sentito un piccolo mormorio. Cercavi qualcosa. Va bene, non fa niente. Non fa niente. Una reazione vitale. Un colpo di tosse si può fare? Sì, certo. Dato che voi pensate che sono tutti morti, loro ogni tanto sbattono le ciglia. Sì, sono disperato, no, hai detto bene. Respiriamo. Hai detto bene, sono disperato perché anch'io ho un figlio che purtroppo non può andare più a studiare all'università perché io non ho più lo stipendio per potergli garantire lo studio. Hai capito? Ho più lo stipendio. Però, e questa mi devi dare tu una giustificazione. L'ultima cosa, poi faccio rispondere. Tu e anche gli altri politici, Come tutti. Si chiama lui di nome? Alessandro. Alessandro. Allora, Alessandro, ascolti. Sì, mi dica. Ho capito. Insomma, sì, ce l'ha sì. Con lui, l'altro. Cioè, tra l'altro questo spiega un po' a Cacciari che c'è forse una vicinanza tra le motivazioni che hanno portato alcuni operai a votare Lega e le motivazioni per le quali voi avete scelto di votare Grillo, perché vi sentivate soli e c'è un bisogno di protezione, cioè, da parte vostra, protezione in un senso alto, cioè non in un senso basso, cioè di avere qualcuno accanto a voi nelle vostre battaglie, perché vi sentivate soli, disperati, senza via d'uscita. Cioè chiusi dentro quel cunicolo che abbiamo sì. Visto. Però Grillo è anche quello che dice che queste fabbriche qui è meglio chiuderle, no? Cioè questo è il progetto di Grillo. A me mi ha colpito molto che all'Ilva la maggioranza degli operai abbiano votato Grillo, che voi abbiate votato Grillo, perché l'idea di Grillo è che questa forma di lavoro è meglio perderla che guadagnarla.
Quindi, diciamo, la sua idea, l'idea di Grillo sarebbe questa: meglio darvi quello che si chiama un salario di cittadinanza, diciamo, lasciare queste fabbriche al loro destino e poi dopo invece inventarsi dei lavori nuovi, un modo nuovo di stare nella produzione. Voi questo lo condividete? Questo... No, assolutamente no. Io apprezzo quello che ha detto, reddito di cittadinanza, sì, ok, ma io voglio riandare a lavorare in quello stabilimento per prendere uno stipendio dignitoso. Io non voglio 1.000 euro di stipendio perché Grillo mi dice che mi dà un reddito di cittadinanza. No, io voglio uno stipendio che mi garantisca la vita dignitosa per me e per la mia famiglia. Hai capito? Per mio figlio che continui a studiare. Quello vogliamo. Prego. Adesso ascolti un po'. Prego. No, è chiaro che la disperazione è grossa. Di questo signore, sì, ma voglio dire, io ho girato in lungo e largo la Campania negli ultimi anni, nell'ultimo mese, ed è una disperazione diffusa, perché i numeri a cui facciamo riferimento, no? Quando diciamo la disoccupazione è aumentata dell'11%, non parliamo di numeri, parliamo ovviamente di persone, di famiglie, di uomini, di donne che non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono magari poi a sostenere una famiglia, a consentire ai propri figli di andare a studiare, eccetera. Ma questa da questa situazione, no, un figlio all'università è una cosa, guardi, che distruttiva, diciamo così. È una sofferenza ovviamente che insomma va rispettata, quello che noi proponiamo, lei giustamente ha sottolineato, come per esempio il programma di Grillo, quindi lui va in contraddizione. Perché il programma di Grillo, se venisse applicato in alcuni suoi aspetti, come dire, il programma di Grillo prevede una sorta di decrescita, no? Cioè un ritorno quasi ad una condizione agreste, bucolica, perché è contro le grandi opere, contro la... Però insomma, sarebbe interessante confrontarsi, no? Perché lui, sì, è, ma... perché lui è contro, cioè, le grandi opere, è contro la TAV, è per i prodotti a chilometro zero, è per l'orto in casa... Come dire, ci sono poi delle proposte che sono assolutamente condivisibili e ce ne sono altre che lasciano di stucco, perché io desidero che un paese cresca, non che decresca. Cioè, loro sono per la decrescita, ci sono alcuni parlamentari eletti che si sono espressi in questi giorni, ovviamente ho esagerato, ma è per dare, come dire, in maniera forzata, lo fate tante volte voi al contrario, lo facciamo noi per dare in maniera forzata l'immagine di quello che deriverebbe se venissero applicati alla lettera. Se io devo fare una fabbrica per poi inquinare un territorio, per poi creare un dissesto, così è meglio non farla, perché c'è un altro indice di crescita, no? Quello del benessere. È dignitoso quello che lui dice, cioè rifiutare il reddito di cittadinanza è una questione dignitosissima, certo, non si può lavoro, pensare, no? Esattamente, cioè bisogna creare le condizioni perché quelle fabbriche riprendano a lavorare, come attraverso un piano industriale che oggettivamente in questi anni destra e sinistra non hanno predisposto nel nostro paese, e attraverso in 20 anni abbiamo governato, 8 anni noi, 9 anni noi e 8 anni per voi. Mesi e mesi senza neanche non faccia demagogia, la campagna elettorale è finita. No, ma è lei che quindi non faccia demagogia, la perché la gente è stanca. Guarda. E ve l'ha dimostrato, la vostra superiorità, la vostra arroganza, il vostro snobismo non ha pagato, quindi basta, qui, finito. Detto questo, bisogna creare quest'area saccente, non ha pagato, adesso gli elettori ve l'hanno fatta pagare. Bisogna creare le condizioni perché quelle imprese possano riprendere. No, scusi, però la sinistra non c'entra, nel senso che non... Cioè, nel senso fatto, non sta, cioè, cosa si ricorda? No, non sta, la sinistra non c'era, secondo loro, no? Il riferimento specifico è alla politica industriale, non stiamo parlando delle responsabilità della sinistra, che sono tante. No. Sulla politica industriale in questo paese la sinistra non ha responsabilità. Nessuna. Rispetto alle cose che sono capitate. Perché ha governato in larghissima prevalenza in questi 20 anni il centrodestra, che di politica industriale si è completamente disinteressato, a tal punto che per mesi e mesi non abbiamo neanche avuto un ministro con la delega relativa, se l'è tenuta il Presidente del Consiglio, i risultati sono lì. Tutto qui. Ma come mai allora loro sono così arrabbiati anche con questa sinistra? Cioè, visto che la sinistra non c'entra,
Allora, vi è mancato proprio il contatto, cioè cosa vi è mancato? D'accordo. Anche il contatto fisico per dire guarda che noi non c'entriamo, è colpa loro, noi stiamo facendo di tutto. Io non voglio interpretare Alessandro, ha detto lui delle cose molto precise. Quella è gente tosta, non avrebbe mai rinunciato a votarvi. Come abbiamo visto nel servizio iniziale, il problema che di moltissime persone nasce dalle politiche del governo dei tecnici, chiamiamo le cose col loro nome, se no non andiamo più a casa. Io penso che sarebbe stato meglio per la sinistra e per il mio partito, governo Monti, diciamo, sì, andare a votare subito e non avere un governo di tecnici che ha fatto delle scelte che noi abbiamo supportato e votato lealmente, a differenza di altri, che però hanno prodotto, lo ha ammesso lo stesso Monti, un'accentuazione della recessione. Allora, molte persone in sofferenza hanno votato per Grillo anche per questa ragione. E Alessandro ne è un esempio, l'ha detto lui, non interpreto. Noi dobbiamo recuperare quel merito, ed è per questo che dico alla professoressa, non ci può essere un accordo tra Bersani, perché se si comincia dalla discussione, la discussione dal fatto che chi non mi è simpatico si deve far da parte, la discussione è finita prima ancora di iniziare. Allora, Bersani e Grillo devono trovare i punti che però non possono essere soltanto di carattere istituzionale, perché quelli sono indispensabili per ridare credibilità alla politica, ma ad Alessandro non danno nessuna risposta. Allora, un anno, potrebbero essere addirittura due se c'è l'accordo, con pochi punti istituzionali per recuperare credibilità alla rappresentanza politica e punti economico e sociali, perché la situazione è quella che è stata ricordata. Vorrei che non ci dimenticassimo che quest'anno sarà di gran lunga peggio dell'anno passato, perché la crisi prodotta dalla recessione, i suoi effetti non li ha ancora generati tutti. Abbiamo bisogno di politiche di contenimento per non avere tanti casi come quelli che stiamo commentando. Però sorge il dubbio, una domanda, sì, a Cacciari? No, perché è una priorità. Su questo punto sorge il dubbio che se prima non l'avete fatto, adesso si faranno. Non mi perdoni. Sì. Prima, non è mai troppo tardi. No, dico tutti in generale. Sì, la crisi comincia nel 2008, come si ricordano tutti. Sì. Il governo dell'epoca nega l'esistenza della crisi in continuazione. Io ho partecipato qui a una discussione, il conduttore se la ricorda, prima con Brunetta e un'altra volta con Tremonti. Era una sorta di visionario perché dicevo state attenti che la situazione economica sta peggiorando. Ma quando mai? Noi siamo diversi dall'Europa. Sì, perché siamo più deboli degli altri paesi europei. Qui siamo, dopodiché c'è stato l'intervallo, lo chiamo così, provocatoriamente, del governo dei tecnici, che ha fatto azioni di contenimento necessarie per evitare il crack finanziario, ma non ha fatto scelte in grado di rovesciare la tendenza negativa. No, però, cioè, gli investimenti per la crescita, stasera stiamo parlando di quelli questo. Vanno fatti adesso. Ecco, e questo è un attimo sul quale Grillo... Cacciari, una domanda politica, per Cacciari. Questo è un punto chiave nell'analisi, no? Allora, tutti hanno detto che il PD combatteva per vincere, lo diceva vinceremo, c'è sempre questa parola che poi porta sfiga, non ho capito perché loro la continuano a usare con una ripetizione da incoscienti, perché veramente porta sfiga. Allora, vinceremo, però c'è un però, che dall'analisi delle forze in campo loro non potevano essere sicuri di vincere, non potevano essere sicuri perché c'erano per il Porcellum due regioni centrali come la Sicilia e la Lombardia, in più la Campania, dove ha combattuto Mara Carfagna, tra l'altro con successo dal suo punto di vista, che non erano per niente sicure, e oltre a altre regioni. Quindi la sensazione che ha avuto, diciamo, l'elettorato è stata che in realtà la vittoria sarebbe stata una vittoria da completare con Monti. E quando negli ultimi 15 giorni Bersani ha detto noi apriremo a Monti, ecco che Alessandro ha cominciato a sentire i capelli che gli si rizzavano in testa, secondo me, proprio per le ragioni che dice Cofferati qui, cioè che il governo dei tecnici era vissuto da loro come una iattura. Allora, sì, ma
Sì. Ma non bisogna. Quanto ha pesato questa apertura a Monti negli ultimi 15 giorni? Il senno di poi. Prima i tecnici potevano il governo dei tecnici non poteva certo innescare in una situazione internazionale di questo tipo meccanismi di sviluppo, di ripresa sul piano occupazionale, sul piano del prodotto lordo, eccetera. No, è un discorso che non sta né in cielo né in terra. È indubbio che l'idea di Bersani e dello Stato Maggiore del Partito Democratico era quella che si sarebbe raggiunto comunque il premio di maggioranza alla Camera e che al Senato le cose si sarebbero poi aggiustate con un accordo con Monti. Questo è stato il discorso. E la cosa poteva anche funzionare se non si combinavano insieme errori del Partito Democratico e dell'ala e di Monti in particolare. Cioè, per quanto riguarda Monti, è chiaro che Monti avrebbe potuto intercettare parecchi voti di moderati, eccetera, del centrodestra, dell'astensione di centrodestra, eccetera, eccetera, se non si fosse presentato insieme a Casini e Fini, perché nel momento stesso, e io ho detto a chi di dovere, che si presentava con Casini e Fini, nessuno di questi voti poteva andare a Monti, perché Casini e Fini sono detestati, come è noto, nell'ambito del centrodestra, dei Berlusconi, del PDL, eccetera, eccetera. E così è stato. Cioè, Monti ha vampirizzato l'UDC e Fini senza prendere un voto dal centrodestra e quindi da quel lato lì errori di Monti e pace d'anima sua. Dall'altra parte, nel Partito Democratico, un giorno discorsi a sinistra, tutto Vendola, l'altro giorno, e quindi per carità nessuno di moderati mai, anche con Renzi, sarebbe mai potuto in queste condizioni passare, tradursi nell'ambito del centro-sinistra, e l'altro giorno con Monti e perdendo i voti di sinistra che andavano a Grillo. Cioè strabismo totale, mancanza completa di strategia, di linea su tutto da tanti anni a questa parte, e con quelle persone come sottoscritto che parlano a vanvera e invano, va bene, sulla questione settentrionale, sulle politiche industriali, sulle politiche delle alleanze. Non puoi fare politiche delle alleanze a destra, a sinistra, al centro, tutto insieme, perché si tratta di contraddizioni che non possono tenere. Questi sono stati la somma degli errori che ha condotto a questo risultato disastroso. Punto, basta, il latte è versato, adesso cerchiamo di vedere come salvare la baracca, allora, perché se non salviamo la baracca andiamo veramente tutti a fondo. Va bene, punto e basta, però mi permetterei, a rischio di entrare nella lista dei test di C, e cioè dei test di Creta, cioè, come avete capito, la parola non è l'analisi quella, ma insomma, però non è corretta. Non ripetiamo, però io devo dire che a prescindere dal fatto se l'analisi sia corretta o no, c'è una cosa che io da comunicatore devo dire a chi ci sta ascoltando, ovvero che si sottovaluta il peso che nel Paese aveva la critica al governo Monti. Cioè, perché noi possiamo pensare quello che vogliamo di quello che potevano fare o non fare i tecnici, ma nell'opinione pubblica, in una larga fetta di opinione pubblica anche di sinistra, si è formata una convinzione che la politica di austerità era una politica insopportabile e che era stata una politica ingiusta che aveva colpito. Ora, altrimenti il voto di Grillo non ce lo possiamo spiegare. Cioè, in tutti i sondaggi aveva più popolarità fino a 3 mesi fa. Sì, ma non è andato nemmeno male Monti, secondo me. Più popolarità di tutti gli altri leader. Guardate che allora. Monti ha sbagliato tutto. Una volta che avesse deciso di scendere in politica, doveva fare completamente diversamente da come ha fatto. Ma questa è un'altra cosa. La strategia comunicativa è un'altra cosa. Innanzitutto, questo suo terzo polo non è andato malissimo. Anche secondo me. 10 punti li ha presi e l'esperienza di terzo polo è andato in maniera inferiore alle aspettative. Ma l'UDC e Fini eccetera prendevano il 6, il 5, quindi comunque ha superato il 10, ha preso il 9. Cannibalizzando il certo.
Seconda cosa, non è vero che gli elettori del centro-sinistra sono andati in maniera più consistente verso Monti. In realtà proprio i flussi di oggi dimostrano che sono elettori del centrodestra che sono confluiti verso Monti, mentre quelli del centro-sinistra non li ha persi. Voglio farvi sentire una cosa. No, lei ha detto che il centrodestra non è andato a Monti. Ha detto che ha preso voti, che ha preso voti nella ma lei ha detto che il centrodestra non è andato a Monti. Comunque no, non è così. Cioè, abbiamo capito le posizioni rispettive, non è che ci appassiona più di tanto. Allora, diciamo che... No, nel senso che lei dice quello, lui cioè non è che ci possiamo mettere a fantasia. Sono dei dati che cantano. Sì, 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 ho capito, però abbiamo registrato quello che ha detto lei, no? Anche secondo me non è così negativo il risultato di Monti, obiettivamente. Cioè la prima volta che si forma una forza di quel tipo che ha quella consistenza numerica. Comunque, Giulio voleva farvi vedere un'idea, folle, perché qui è il momento delle idee folli, perché sennò le cose non vanno avanti, lanciata da... dall'avvocato Pellegrino, perché è stato proprio il Porcellum che ha dato adesso l'onere di cercare di trovare una soluzione per il governo a Bersani. Diciamo pure una legge pazzesca, perché uno che vince per 0,5 e prende 50 deputati in più in nessun punto dell'universo. Nonostante appunto il primo partito alla Camera fosse invece quello di Grillo. E quindi l'avvocato Pellegrino propone una cosa a Bersani. Pazza pure lui, cioè andiamo incontro alle follie, vediamo che succede. 140 parlamentari circa verranno dichiarati eletti senza essere stati votati sostanzialmente e altri 140 che invece gli elettori hanno scelto resteranno fuori dal Parlamento. Se questo fosse avvenuto a favore di Berlusconi o a favore di Grillo, il Partito Democratico avrebbe gridato al golpe, avrebbe gridato al furto di democrazia dovuto al Porcellum. Del resto la stessa Corte Costituzionale già per 3 volte ci ha detto che questo sistema non può andare. Quindi lei cosa propone? Il PD rimetta alla consulta la verifica se sia o meno democratica l'attribuzione di un premio di maggioranza in questo modo. Poi a quel punto spetterà alla consulta trovare la soluzione, eventualmente anche correggendo il voto. Ma i parlamentari eletti dovrebbero andare contro i loro stessi interessi perché andrebbero a casa? Non è mai successo, però dovrebbero anche capire che eletti in questo modo sarebbero degli eletti di serie B. E sarebbe l'occasione per cambiare anche l'odiato Porcellum? Secondo me sarebbe l'occasione anche per lanciare su questo terreno una sfida a Grillo, perché in teoria si farebbe una mossa a favore di Grillo, ma io penso che Grillo sia il primo che questo Porcellum lo voglia difendere, per 2 ragioni. Il primo perché annichilisce i candidati sul territorio e quindi dà visibilità soltanto al santone che guida quel partito. Il secondo perché lui spera che tutto vada a carte 48 e che si torni a votare e basterà a questo punto a Grillo avere appena il 30% di voti per avere la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Vabbè, io devo dare la pubblicità, però mi impegno davanti alla Carfagna come testimone. Se vedo che il PD restituisce a Grillo 40 deputati, mi faccio la testa del PD, non ce l'ho, perché è una roba che veramente mi commuoverebbe, cioè toccherebbe proprio il profondo dell'animo mio e in lacrime andrei a chiedere questa testa che me la diano, non mi trattino come Grillo, insomma, per l'amor di Dio. Allora, diamo la pubblicità, subito dopo vi faccio vedere una scena girata al nostro cattivissimo Bertazzoni, purtroppo, che devo fare. Io sono pieno di stagentaglia che ne fanno di tutti i colori, il quale è andato a mettere bacchetta la sera della tragedia davanti al PD. Io un funerale così non l'avevo mai visto. Comunque vedete voi subito dopo la pubblicità. Buonasera onorevole D'Alema. Cosa si sente di dire agli elettori del centro-sinistra dopo questa botta che ha preso il PD? Ha niente da dire? Non è un momento importante in cui dovreste parlare, onorevole D'Alema? Troni, buonasera. Buonasera. Che risposta diamo all'elettorato dopo una botta così? Piano. Senza spingere però, Franceschini, buonasera. Nessuno parla, un po' di autocritica, diteci qualcosa senza spingere magari. Passino, buonasera, Luca Bertazzoni, servizio pubblico. Senta, in questo momento che cosa dite agli elettori del centro-sinistra? Lei ha detto, Grillo, faccia un partito e vediamo che quanti voti prenderà. Ha preso più voti di voi? Dico, non c'è da fare un po' di autocritica. Fassino? Sì, Rario, buonasera, come va? Salve. Salve.
Salve, quel che dovevo dire ho detto oggi, no? Che cosa può succedere adesso? Che secondo lei un po' di autocritica c'è da fare, segretario? Il passo indietro non credo di doverlo fare, prego, prego. Permesso. Chiaro, buonasera, come va? Buonasera. Non ho preso la scossa. No, non ha preso la scossa, ha preso una botta, possiamo dirlo questo? Aia. Ma cosa dovete decidere? E che c'è da decidere, senatrice? Ieri e stamattina, quindi faremo una discussione. E non potete farla prima, avete sbagliato campagna elettorale, no? Eravate in stravantaggio. Adesso andremo a discutere la situazione. Veramente non vi siete accorti che Grillo pescava nel vostro elettorato? No, no, io mi sono accorto che c'è stato un cambiamento. Cioè, perché non avete insistito sui temi di Grillo allora? Vedo quello che mi dicono. Ma che, ma che dovete decidere di così importante? Penso analizzare il voto e iniziare anche a dire quello che vogliamo fare domani in Parlamento. Ma non sia solo l'autocritica, comunque importante. Credo che sia importante prendere sbagliato. Qualche decisione. E che pensate di fare? Non si sa. Secondo, se cosa avete deciso? La riunione è in corso. Vabbè, qualcosa avrete deciso. Ha detto che non vi siete accorti che Grillo vi stava levando i voti. Stava levando i voti. Grillo per fare un governo. L'ha detto, c'era oggi virgolettato su Repubblica. Cosa avete... che è successo? Vabbè, ma ci dica qualcosa pure lei, capogruppo, non ha niente da dirci. Ma in un momento così importante, non è importante. Quando parlo di buonasera, Violante. Ma perché non parlate in un momento così importante? Non avete nulla da dire ai vostri... cosa avete deciso, però è importante magari anche per, i vostri elettori. Sì, però non senza toccare il microfono. Non è importante per dire qualcosa in questo momento. No, niente da dire. Va bene, grazie. Cosa avete deciso? Abbiamo discusso. A che punto siete arrivati? Beh, abbiamo condiviso la proposta di Bersani di fare una proposta di governo in Parlamento. Con il 5 Stelle, insomma, provando ad aprire un dialogo con il 5 Stelle. In Parlamento anche con 5 Stelle. Senta, Cacciari non è stato molto chiaro, mi ha detto che nel PD ci sono un sacco di testi di cazzo. Ognuno sa le sue idee. No, però avete fatto una riflessione, insomma. Sulle teste di cazzo. Non lo so, su di che ne parla. Obiettivamente quanto può durare questo teorico governo con Grillo? A me pare molto teorico. Cioè, si arriva a votare, insomma. Lei gli pare possibile un governo di no, Grillo? Per niente, però appunto le chiedevo, si arriva a votare a breve. È un'apertura insomma. Sulle cose. In attesa di un voto, insomma. Ci dà questa notizia. Sarà una soluzione a tempo, ma così. Non credo che sarà un governo PD Grillo. PD PDL nemmeno, se ci dà. No, PDL studiamo. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Alla fine arrivate a Grillo in qualche modo, cercate un dialogo con lui. Non tocca a me fare la sintesi. Si manda a quest'altra parte, perché se no si parla. Ma questi temi che porterete ora in Parlamento, posso chiedere se non li potete mettere al centro della vostra campagna elettorale? Ci sarà qualcun altro che farà la sintesi. E non tocca a me. Arrivederci. Non c'è niente importante del partito. Ma non tocca a me. Non tocca a nessuno. Ciao a tutti, si lavora per? Sulla base di quel che ho detto oggi si lavora. Cercare di fare un accordo con Grillo, insomma, di provare a governare. Ho detto oggi, ci troviamo sulla base dei nostri i punti che presenteremo. Ponte basta, dai, basta così. Basta così. Parlato troppo oggi. Questi punti non dovevate metterli al centro del vostro programma già da prima? C'erano. Non? C'erano, non è che sono invenzioni. No, però dico gli elettori magari non l'hanno recepito. Cacciari, solo per così per salutarci, diciamo, come le ha viste queste teste di Creta, diciamo, toniche, come le sembravano, diciamo, in questa serata? Un po' depressi, no? Non so. Beh, hanno ragione di esserlo, se lo sono. Ripeto, ormai direi che il momento delle critiche è finito. Basta. Cosa vuole? Di fronte ad una situazione di questo genere è finito. Adesso si spera che ci sia l'intelligenza anche tattica per superare l'emergenza. È chiaro che non abbiamo una prospettiva di governo stabile. È chiaro che è ridicolo oggi, irrealistico, porre chissà quali
chissà quali strategie sul tappeto, ma alcuni punti possono essere importanti e da lì iniziare. Certo che il Partito Democratico deve presentarsi a Napolitano con assoluta modestia, consapevole della situazione in cui si trova, della propria debolezza, dell'assurdità di questa maggioranza dovuta semplicemente a questo ridicolo porcellum, no? E quindi con grande modestia ascoltare Napolitano, farsi consigliare da lui, che per fortuna abbiamo ancora tra di noi, e che è davvero la risorsa unica oggi di questo paese, io ritengo, dal punto di vista della saggezza, e affidare anche a Napolitano un serio discorso con Grillo, io ritengo, perché credo che Grillo, se è disposto ad ascoltare qualcuno a fondo oggi, e questo traspariva anche dalle parole di Fo prima, è Napolitano. Certo. Quindi è Napolitano essenzialmente che deve convincere Grillo a assumere una posizione responsabile assieme al Partito Democratico. Se Grillo ponesse nei termini dovuti a Napolitano, non in pubblico gridando, ovvio, ma la questione di non avere Bersani Presidente del Consiglio, io credo che il Partito Democratico debba assolutamente e immediatamente accettare questa condizione. Va bene, grazie Gacciari di essere stato con noi, grazie. Allora, grazie a lei. Giulia, completiamo con una scheggia, perché c'è chi va oltre, no? Viviano, che cosa ha detto? Appunto, Gacciari diceva, potrebbe non essere Bersani il Presidente del Consiglio. Emiliano dal PD ha una proposta proprio incredibile, sentiamola. Per motivare tonicamente le teste di C. Ok, vediamo. Chi deve essere il premier del prossimo governo? Beh, il leader del più grande partito in Parlamento. Cioè? Beppe Grillo, o comunque una persona da lui indicata. E noi sostenerlo dall'esterno dandogli la fiducia. In questo modo, peraltro, potremo anche misurare la buona volontà, la lealtà di Grillo nei confronti della Repubblica. D'Alema oggi dice deve essere Bersani insieme al PD a fare il governo e poi Grillo dovrà dare l'appoggio. Io temo che in questa maniera noi finiamo arrostiti. Oppure rispondere all'apertura di Berlusconi, che ha detto che è pronto a un governo di responsabilità con Bersani. Il giaguaro non smacchiato ci vuole portare al laghetto per sbranarci. Io non ci andrò mai al laghetto con lui. E se invece tornassimo a votare? Beh, sarebbe una sconfitta molto forte e devo dire un'occasione perduta, perché io considero questo voto non una disdetta, ma un'occasione imperdibile. Il popolo italiano ci ha dato l'ordine, perché la sovranità significa dare un ordine, di cambiare la Repubblica. E noi abbiamo il dovere di farlo. Grillo ha il dovere di fare ciò che il popolo gli ha comandato di fare, cioè cambiare la Repubblica. Allora, onorevole Gattani, intanto diciamo, l'intervista di oggi di D'Alema al Corriere della Sera parla di Grillo, ma parla anche del PDL, cioè dice che la loro proposta si rivolgerà in due direzioni. Io le rifaccio la domanda di prima, non ha avuto molto successo, però è importante secondo me. Sarebbe l'atteggiamento del giaguaro sarebbe completamente diverso se il giaguaro dicesse io intanto mi metto su un albero e aspetto, voi abbeveratevi al laghetto. Cioè nel senso di dire va bene, per il bene del paese, io so che sono un elemento di divisione, lo stesso discorso potrebbe poterlo fare Bersani per esempio, no? Perché se lo facesse Bersani anche Berlusconi da parte sua potrebbe essere incoraggiato a farlo. Io mi metto fuori, però convergo diciamo su ipotesi che sono ipotesi necessarie per il paese. Le abbiamo elencate, alcune potrebbero vedere tranquillamente un accordo anche di Grillo, perché è lui che le ha lanciate certe battaglie, riduzioni parlamentari è una cosa che dite sempre, non si è mai fatta, insomma si potrebbe fare. Guardi, lei trova persona accettabile questa allora, posizione giaguaresca? Ovviamente, no, perché non è che sono la portavoce no, di Berlusconi. Però, ma stiamo facendo un'analisi politica. Poi dipende, un conto è dire Berlusconi deve essere escluso assolutamente. È un conto che si mette lui fuori. Allora, esatto. Parla però di una persona che nel novembre del 2011, non mi sembra si sia intestardito
a lasciare, quando c'era da lasciare il passo a un governo tecnico, cioè non è stato sfiduciato Berlusconi in Parlamento, né è stato sfiduciato dalla volontà popolare, però compreso la gravità della situazione in cui l'Italia si trovava, oggettivamente in Parlamento non avevamo i numeri perché c'era stata una diaspora e quindi ha fatto un passo indietro. Quindi voglio dire, parla di una persona onestamente che quando ha dovuto sacrificare comunque il suo interesse di parte e di partito per il bene del Paese ha dimostrato di farlo. Ma anche il messaggio di ieri, cioè io ritorno su questo perché è l'unico che ha fatto comunque un messaggio mettendo al centro l'interesse del paese, cioè Bersani insegue Grillo e comunque pensa a come non uscire tramortito da questa sconfitta che è stata una sconfitta clamorosa. E Grillo ovviamente pensa a come moltiplicare il suo bottino elettorale, arrivare alle europee del prossimo anno oppure alle politiche del prossimo anno, magari conquistando il 50% dei consensi, e dice io non farò un governo né con Bersani né con Berlusconi, ma lui dice io non farò un governo col PD, cioè alliamoci di volta in volta. E ho detto prima, è difficile immaginare un governo a guida Bersani o a guida D'Alema o a guida di qualunque esponente del PD che di volta in volta cerca poi l'accordo su determinate questioni. L'unico che ha detto partiamo dalle proposte, cosa c'è da fare? Ci sono delle questioni, come si diceva prima... Restituire l'IMU intanto, direi, lo metterei come priorità, perché no? Cioè peccato, che abbiamo fatto tutta la campagna elettorale, arriviamo al momento. Peccato poi... che non abbiamo vinto perché l'avremo rimborsata nel giro di qualche settimana. No, guarda, scusate, ma continua, così trasformiamo le domande serie in barzellette. Santoro, per fortuna, io cioè, voglio giro, dire, sono settimane, mesi che giro l'Italia in lungo e largo, c'è una realtà, ripeto, diversa da questo studio, esatto. Quindi non mi spaventano i ridolini, le risatine, le cose, proprio... È come me, diciamo, questo mi scivolano addosso. Posso dire quello che vuoi. Qui è ovvio che si cerca di sostenere una tesi, quindi vengo consapevole, non è che vengo pensando di stare a casa mia tra militanti del Popolo della Libertà. L'unico che ha fatto una proposta, e concludo il mio ragionamento, basata sulle cose concrete da fare, cioè riduzione delle tasse, riduzione dei costi dello Stato e quindi della spesa pubblica improduttiva, occupazione e quindi lavoro, riforma istituzionale per permettere a chi andrà al governo, è stato Berlusconi. Quindi IRAP e IMU ci rimettiamo in questo pacchetto di priorità. Ma il PD non sarebbe d'accordo, quindi voglio dire, riduzione delle tasse, l'IRAP e l'IMU... Io mi auguro, come dire, se io fossi consapevole della realtà, cioè Bersani quando ha fatto il suo discorso tre giorni fa, quando è stato, ha fatto un discorso ancora una volta scollegato dalla realtà, perché non ha parlato vagamente, ha fatto un passaggio sul lavoro eccetera. Per noi certo riduzione delle tasse ovvio significa anche quello, però sono queste le proposte da cui partire. Poi ripeto, se la nostra proposta non viene accettata, io ritengo che sia una proposta responsabile che ha come obiettivo l'interesse del paese, è pace, cioè sarà poi il Partito Democratico ad assumersi la responsabilità di aver rifiutato una risposta. Potrebbe essere oggetto di una revisione, perché l'IMU si è trasformato un po' in una patrimoniale stabile, no? Anche nei confronti di quelli che non la possono pagare. L'IMU è una pessima legge introdotta dal governo di centrodestra e sviluppata dal governo dei tecnici. Va cambiata. Col voto della sinistra, però, se no non completiamo. No, ognuno si prende anche la sua responsabilità, compresa la mia parte, per carità. Non da adesso. Sulla seconda casa, non sulla prima. Che ho sostenuto la tesi paradossale, che era meglio Ricci, poi non tanto paradossale, perché aveva elementi di equità che l'IMU non c'ha, perché si basa su un catasto non riformato e ha prodotto squilibri per la stessa tipologia di appartamento nella stessa città tra persone che semplicemente abitano in quartieri diversi. Comunque, le mettiamo nelle priorità? Allora, Italia la mettiamo nelle priorità? Sono i temi di Grillo questi. Le priorità devono essere individuate con la regia, che sarà come sempre abile ed efficace, del Presidente della Repubblica, dei due interlocutori che saranno chiamati lì a discutere di quali sono le cose sulle quali eventualmente fare una convergenza, chiamiamola intesa, stabilendo il tempo e i punti che servono. Vorrei ricordare, perché ho la sensazione che venga rimosso, che noi abbiamo una serie di scadenze che sono molto impegnative, che non sono soltanto lo stato della nostra economia pessimo e destinato a
cambiare in peggio nel corso dei prossimi mesi. PDL può convergere su questo, abbiamo, secondo lei? No, mi faccia finire, poi le dico. Abbiamo elezioni amministrative tra qualche settimana. Sono molto importanti. Comune di Roma. Saranno città grandi, regioni che vanno al voto. Avremo poi all'inizio dell'anno prossimo, presumibilmente tra aprile e maggio, le elezioni europee. Il primo di giugno del 2014 l'Italia avrà la presidenza del semestre europeo. Se noi a quella data non arriviamo con un governo stabile e con un programma credibile, non usciamo dall'Europa, ci mandano via. Dobbiamo nominare il Presidente della Repubblica. Allora, la sequenza è, del Senato. A queste scadenze delicate, ma anche degli obblighi, che sono quelli dati dalla Costituzione e dalle regole attuali, non è che possiamo cambiare in corso d'opera. Allora, bisogna passare dal Parlamento perché ci sia la fiducia a un governo. Non è possibile ripetere, come è stato detto, la soluzione siciliana, perché lì c'è un Presidente eletto che può procedere anche tema per tema. Quindi il dibattito è nel Parlamento, che è la cosa migliore. I temi vanno decisi prima e si deve trovare lì, tra i due soggetti che hanno avuto questo incarico, oggettivamente dagli elettori, un'intesa. Io credo che sia possibile, se c'è buona volontà, assunzione di responsabilità e un po' di pazienza. Quello che escludo è che si possa coinvolgere in questa discussione, ma lo escludo senza nessun tentennamento, chi ci ha portato a questa condizione, cioè lo schieramento di centrodestra, e dunque non è secondo me prefigurabile nessuna soluzione che possa avere nella fase della discussione e poi del voto la presenza del Partito delle Libertà, della Casa delle Libertà. Con tutto il rispetto, hanno il fatto la loro libertà, parte. Il popolo della libertà, hai detto tu, non è popolo. Comunque lei mi ha capito. Sì, sì, è perché sempre che cambiano i nomi, ma le cose sempre sono rimaste abbastanza simili. Per cui. Allora, cambiano i suonatori, ma la musica è sempre la stessa. Allora, Dragoni, perché urge? Tu già poi ci ricordi queste piccole scadenze così, eh? Dice Alessandro, ma a me, diciamo, voglio dire, però poi alla fine Alessandro paga i prezzi di questa roba qui, del debito fuori controllo. Già. Che succede? Già. Abbiamo visto poi, dopo il budino, come in borsa siano crollate le azioni delle banche. Molte hanno perso il 9-10% martedì, il giorno dopo i risultati che erano chiari. Quando tutta la borsa ha bruciato in un giorno solo 17 miliardi di crollo virtuale. Tutto saliva quando vinceva il PD, cioè secondo gli exit di Piepoli. Lunedì pomeriggio. Cioè Piepoli ha fatto respirare le borse per un attimo, poi dopo però insomma le ha buttate nel panico. Tutto saliva e saliva esplodeva anche Mediaset del 10% lunedì pomeriggio. Perché? Perché? Perché siccome al centro uno poteva del pensare programma... il contrario, no? Cioè esatto. Berlusconi perde, Mediaset sale. Esatto. Come mai? Perché l'interpretazione, diciamo, mi sembra più accreditata, essendo stato annunciato l'intenzione anche da Monti, che era preso a braccetto dal PD, di fare una legge sul conflitto di interessi e che avrebbe quindi obbligato, se fatta veramente, il Cavaliere a sistemare diversamente le televisioni, gli investitori hanno pensato che si andava a una possibile cessione e quindi forse un'offerta pubblica, insomma, quando c'è una cessione di una società quotata in borsa, di solito i mercati finanziari scommettono al rialzo, un valore superiore, anche quindi, se va male. Sì, ed sì. È anche per questo che quando le grandi imprese a volte invece investono, in borsa vanno giù, e infatti le grandi imprese in Italia non investono, sono sparite. Continuiamo? Allora dice, perché crollano subito le banche e crollano anche in questa misura? Perché, l'abbiamo detto tante volte, hanno la pancia piena di titoli di Stato. 367 miliardi secondo l'ultimo dato pubblicato dalla Banca d'Italia ne hanno, e con il rialzo dei rendimenti i titoli di Stato si deprezzano e quindi le banche si indeboliscono, si apre un buco, diciamo, potenziale nei loro bilanci. Ritorna quindi il problema del debito pubblico, che ha superato i 2.000 miliardi, tra pochi giorni avremo i dati di gennaio, sarà cresciuto ancora, e ancora nessuno ci ha detto come affrontarlo questo problema e se c'è un'alternativa. L'economista... La campagna elettorale, diciamo, è stato il tema più... Tutti tagliamo la spesa pubblica, tanto è la cosa più semplice, sì, da dire, però nessuno ci ha detto come si mette sotto controllo, esatto, questo problema.
L'economista consigliere di Grillo, che tu Michele hai ricordato, Mauro Gallegati, professore ad Ancona, ha detto al Fatto di oggi che non ha mai sentito Grillo sostenere che bisogna uscire dall'euro. Infatti Grillo dice che bisogna fare un referendum, che comunque va incontro a una certa spinta critica nei confronti dell'euro. E questo economista spiega che uscire dall'euro vorrebbe dire impoverire la nazione almeno del 30% da un giorno all'altro, in sostanza una maxi svalutazione sarebbe. Quindi se perfino l'economista di Grillo, che in campagna elettorale ha detto che il problema è il debito, questo Grillo lo ha detto, infatti è nel... e ha proposto un referendum sull'euro, questo economista dice che la medicina non è uscire dall'euro, allora cosa si fa? Estrema ipotesi, chiediamo aiuto all'Europa perché la BCE attivi il famoso bazooka, lo scudo antispread e finiremo così per essere commissariati? Vediamo. Allora... Sentite, adesso vi devo raccontare, stasera siete un po' birichini, ve lo devo dire, quindi adesso state tranquilli, silenziosi e ascoltate, e anche le reazioni le ascoltate, diciamo, pazientemente, fate come deve fare, diciamo, Bersani con Grillo, pazienza, senza essere scalpitanti, perché devo far parlare Angela Bruno. La storia di Angela Bruno noi la conosciamo, anche grazie ad altre trasmissioni, come Piazza Pulita, cioè Angela Bruno è quella persona che, essendo una venditrice legata ad una ditta del nord-est, Green Power, cioè fu in pratica presentata a Silvio Berlusconi per una sorta, diciamo, di gesto anche amichevole, no? Durante una convention di presentazione delle maestranze all'onorevole Berlusconi. Durante questa, diciamo, questo incontro, Berlusconi fece degli apprezzamenti a modo suo, diciamo, un po' spinti, no? Sapete tutti, no? Dice, venire, quante volte viene, queste cose qui. Ecco, vedremo poi le immagini, diciamo, di questo incontro, è una cosa molto conosciuta, per cui è anche inutile un po' ripeterla. Ma la cosa di cui vogliamo discutere è che, nonostante prima fosse stata data una versione tranquilla, diciamo, di questa reazione alle battute di Silvio Berlusconi, ma dopo, arrabbiatissima, diciamo, la signora Angela ha detto no, non è vero che io, insomma, sono rimasta molto imbarazzata, non è vero che ho gradito questo tipo di osservazioni, perché le ho considerate da subito offensive, diciamo, per la mia dignità, cioè, però ero lì, che cavolo, cioè, ero lì imbarazzatissima di fronte a una situazione così, ma il fatto è che nonostante lei poi, diciamo, abbia messo la faccia per andare in giro a dire guardate, non è vero che io ho subito passivamente, io ho cercato in tutti i modi per dire che non era, e l'azienda mi ha un po' usata nel dire che, insomma, io ero accondiscendente rispetto a queste cose, e nonostante sia andata in televisione, in realtà si è continuata questa, diciamo, questa storia per dire che in fondo, diciamo, lei si è costruita una sorta di reazione, come direbbe il mio ex direttore generale della RAI, ex post, diciamo così. Siamo nell'assurdo delle cose, veramente. Perché? Perché? Io sono venuta qua questa sera per difendere quello che è il principio di ogni cosa, che è la correttezza innanzitutto e la giustizia delle cose, perché io sto vivendo una cosa che è veramente fuori dal mondo, è vergognosa, sono molto 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 arrabbiata di tutto quello che mi è successo e di tutto quello che mi stanno facendo, e sono qui per raccontarvelo. Cosa è successo? Vabbè, la ringrazio perché intanto mi ha aiutato un attimino. Quello che è successo, abbrevio, io vado avanti di dove lei ha lasciato, è paragonabile alle dittature del paese del terzo mondo, alle più pessime, perché è una vergogna. È successo che un cittadino italiano è stato calpestato, ha provato a parlare e quest'uomo gli ha mandato contro con tutti i suoi mezzi qualsiasi cosa per zittirlo e farlo stare tranquillo. Iniziamo da i capi della mia azienda. I capi della mia azienda cosa hanno fatto? Gentilmente hanno fatto gli schiavetti, sono andati dietro al loro padrone e non ho capito per quale motivo hanno dichiarato il falso a mio nome, tanto per iniziare. Secondo luogo, cioè che lei aveva gradito assolutamente, ma gradito, onorato questo trattamento, ma stiamo scherzando? Ma che roba è?
cioè, ma siamo fritti, ma siamo matti, siamo, che io ho gradito, cioè gradito, mi perdoni, che io ero onorata di questa cosa qua, prima di tutto loro, seconda cosa il giornale, io vorrei sapere come fa un giornale a fare una notizia falsa dove non ha mai parlato con me, non ha nessuna dichiarazione e non capisco per quale motivo vada a divulgare una notizia di questo tipo senza aver mai parlato con me. Come si fa? Detto questo, come se tutto questo non bastasse, siccome io non me ne sono stata zitta, questo signore se n'è andato nel suo partito e mi ha mandato il signor Galan in televisione con un cellulare a minacciarmi. Io sto veramente assistendo a una roba che è fuori dal mondo. Chi è questo signor Galan? Che cosa vuole da me? Perché c'ha i miei messaggi sul telefono? Perché in diretta televisiva mi minaccia? Perché mi dice, signora, io so, sappia che io so. Che cosa sa questo signore? Che cosa sa questo signore? Cosa cioè, sa? Galan cosa ha detto? Che lui conosceva i contenuti lui di suoi messaggi telefonici? Lui ad Agurà. Di cui lei confermava che era stata onorata da questa cosa assolutamente di venire quante volte viene, eccetera, lui, eccetera. Lui ad Agurà sventolava il suo telefono personale e mi minacciava, mi intimidiva, dicendomi di starmene zitta, questa è mafia a casa mia, è mafia, di starmene zitta, la signora parla, noi ci difendiamo. Noi chi è? Chi è noi? Io voglio sapere dal signor Galan chi è noi. Io devo stare zitta, signor Galan, mi perdoni, lei perché ha i miei messaggi sul telefono? Perché li fa vedere in diretta televisiva? Io e lei ci conosciamo? Io ho risposto al signor Galan, voglio vedere sventolare quello che gli ha dato il tribunale affinché lui potesse avere l'ordinanza del tribunale, affinché lui potesse avere i miei messaggi sul suo cellulare. E non solo, che io quella conversazione la volevo tranquillamente confrontare senza nessun problema, che però mi doveva dire il nome della persona che gli era data, perché questa persona ha palesemente violato la mia privacy. In tutta cioè, risposta, lei dice che la conversazione lei la potrebbe tranquillamente pubblicare, ma perché dice scherzando. Esattamente il contrario, cioè, di quello scherzando. Che cioè, non ho capito dire. Come fa ad avere i miei messaggi sul suo cellulare e voglio sapere chi gliela dacci. Così, non che sia importante, ma lei sì. Votava Berlusconi prima? Ma guardi, io non sono qua per la politica, sono qua per difendere no, la mia persona. No, ma se lo vuol dire lo dice, se no lo dice. Non sono qua per parlare non di era prevenuta politica. Contro Berlusconi? No, no, assolutamente, non ero prevenuta. Io sono neutrale, non sono qui per un discorso politico, io sono qua per un discorso personale. Però non aveva un pregiudizio politico, non questo avevo lo può dire, politici. Non era contro. Non avevo allora. Pregiudizi politici, posso, mi perdoni. No, io no, risposto no, a questo dice signore. Tutto quello che vuole, però le devo chiedere prego. Due cose che servono a chiarire la storia. Allora, lei se la prende, no, con... Beh, me lo prendo cioè, con l'artefice di tutto questo, mi perdoni, allora, perché la mia sì. Azienda voleva pulire la faccia a lui e sporcare la mia, ma scusa, ma dove stiamo vivendo? Ma lei è sicura del fatto che ci sia stato un intervento di Berlusconi? Non potrebbe essere la sua azienda che per farsi bella agli occhi di Berlusconi ha un atteggiamento come schiavi che tipo? Vanno a leccare i piedi al loro padrone, me lo faccia dire, mi perdoni. Come schiavi che vanno a leccare i piedi al loro padrone, perché mi dichiarano onorata? Perché questo signore lo sta difendendo? Io ho risposto a questo signore in tutta risposta mi dice, e vabbè, ho esagerato. Ma stiamo scherzando, ma siamo al limite delle follie. Io ammazzo una persona, la guardo e dico, vabbè dai, non ti sei fatta niente. Ma lei voleva le scuse? Io le voglio le scuse anche da questo signore qui adesso, perché questo signore non c'entrava niente, perché si è intrufolato in questa cosa? Questo signore mi deve le sue scuse perché lui pubblicamente mi ha minacciato e io pubblicamente gli chiedo chi venga a scusarsi, a Galan, certo, a lui, e che nessuno interferisca più in cioè, questa storia. Cioè lei vuole un incontro dove praticamente Berlusconi, Galan vengono da lei e le chiedono scusa. A me, cioè io non ho mai nominato il partito, perché arriva gente dal partito, mi viene contro? Io mi chiedo una cosa, posso, mi perdoni, ho tante cose da dire perché sono veramente molto però rispondo pure alla situazione, perché Ruggero Carlazzo, il direttore commerciale, solo. No? Non so chi sia questa persona. Non la conosce solo. Lei? Non so chi però sia lui chiede che si dica che non è vero che lei non può più lavorare con quell'azienda. No, cioè no, io non ho detto che io non posso più lavorare la con quell'azienda. La sta aspettando e cioè, che quindi ci loro... mancherebbe pure che... scusatemi, l'azienda mi sta aspettando, ma scusatemi. Allora, non solo io ho chiesto 10 giorni fa le scuse da chi ha dichiarato il falso nella mia azienda, non solo queste scuse non sono mai arrivate, non solo, non è neanche arrivato un messaggio di solidarietà da parte di queste personcine per chiedermi ciao, come stai, come ti senti, neanche quello è arrivato. In tutta risposta mi hanno pubblicato un messaggio su un giornale per dirmi che io ero divertita, ancora. Allora, ma ce la fate? Ma che gioco è?
Poi vorrei chiudere questa parentesi sul Galan, perché ho altre cose da aggiungere. Al signor Galan vorrei ricordare una piccola cosa, che lui ha fatto da tirapiedi. Questo ha fatto, per quanto mi riguarda. Perché io sono una cittadina italiana, sono una libera professionista, pago le tasse, ne pago anche troppe. Io, come tutti gli italiani d'Italia, questi soldi servono per pagare lo stipendio dei politici. Quindi, nel momento in cui servono anche, scusatemi, per pagare lo stipendio dei politici, nel momento in cui io pago un politico, mi aspetto che questo politico mi faccia anche un lavoro, giustamente. La stessa parola deputato vuol dire delegato, cioè persona alla quale tu deleghi un lavoro da fare. Quindi se io ho bisogno di qualcosa, pago un meccanico e mi mette a posto la macchina. Ora, io mi pago la mia macchina come pago la politica. Non so come funziona la macchina e non so come funziona la politica. Però so riconoscere un risultato buono da un risultato pessimo. E questo a me mi pare proprio un risultato che fa schifo, scusatemi se ve lo dico. Io, nel momento in cui noi paghiamo i politici, un politico deve prendere le mie difese, deve tutelare i miei diritti. Perché questo signore mi si mette contro? Ma stiamo scherzando? Ma chi gliela paga lo stipendio a questo qua? Oh, ma che gioco è? Ma stiamo scherzando? Ma chi sono io per loro? Niente? Io sono uno? Quell'uno vale tanto. Quando andiamo a votare sempre uno non rimane, sia il mio che il suo è quello di tutti. Non ci siamo proprio capiti. Torniamo alla persona però che ha scaturnito tutto questo qua. Perché il signor Berlusconi cos'è che fa? Lui si tira indietro, non si prende la responsabilità delle proprie azioni di quello che ha fatto, perché è troppo difficile da dire sì, ho fatto una cavolata, effettivamente, fatemelo ammettere, no? Lui che cosa fa? Vada come vada, se ne frega, perché io gli ho chiesto le scuse e lui mi risponde sì sì signorina, non si legga più i giornali, mi risponde, però lei era divertita. Ma mi prendi in giro? Tu vuoi pretendere di sapere come sono stata io? Ma scusami, ma cos'è? È uno scherzo? Perché continua a dire che io sono divertita quando io sono qua che ti dico che mi hai fatto veramente incazzare a sto giro? Perché? Perché? Allora, questo è l'uomo che vuole rappresentare l'Italia. Questo è l'uomo che si pone, ad esempio, come maschio italiano. Io, come donna, me ne vergogno. E come me moltissime altre donne se ne vergognano. E come noi donne, spero che tutti i veri uomini d'Italia se ne vergognino. È uno schifo per proteggere lui, poi che lo faccia a una persona di 30 anni, che ha una vita, che lavora, che finalmente è arrivata a un dunque nella carriera, lui passa 5 minuti avanti e mi butta giù in questa maniera. Ma ringrazio il cielo che è capitato a me, che ho un po' di carattere, non una persona un po' timida, perché la schiacciavano. E non è possibile che un cittadino comune, che paga le tasse, che tutti i giorni lavora, venga schiacciato in questa maniera, perché cosa? Perché loro si devono proteggere da me? Loro si devono proteggere. Io spero che è tutto uno scherzo questo qua. Come se tutto questo non bastasse, danno e beffa insieme, perché l'azienda che cosa fa? Mi tira fuori dei messaggi dove mi dice, eh no, la ragazza era contenta, lo facciamo vedere che era contenta. Un inizio di conversazione, io ho sceso da quel palco in tutto il frastorno che c'era e da lì in poi per me si è attivato un cinema. Hanno iniziato a chiamarmi tutti quanti. Ho esternato questa cosa e per esternare questa cosa loro mi dicono, ah, eri contenta. Andiamo a vedere tutta la conversazione, perché francamente io non sono una testa zitta, i piedi in testa non si fa a mettere, mi dispiace. Perché per me quell'uno è tutto, forse per loro non è niente, ma per me è tutto. Io sono una cittadina comune, una persona comune, vedere una persona come Berlusconi, per me era come vedere un alieno, lei mi ha chiesto che opinione avevo. Io da commerciale quale sono, pensavo, che fosse l'apice della comunicazione, quindi per un commerciale vedere lui per me era come un bambino andare a vedere il suo calciatore preferito. Mai mi sarei aspettato una persona così cafona, perché scusatemi, ma perdonatemi un attimo, voglio dire veramente questa cosa qua, per favore, perché non ne posso veramente più di questa storia qua. Mi hanno veramente fatto arrabbiare nera, perché è una vergogna per l'Italia, per tutte le donne. Le donne non devono più subire cose di questo tipo, non esiste, sarà l'ultima cosa che faccio in vita mia, non esiste, assolutamente. Allora, mi faccio dire questa roba. Mi dite voi se è normale se un nonno mi chiama su un palco e davanti a tutti, dopo 2 minuti, mi chiede se io vengo, quante volte vengo, e si gira e mi guarda il culo. Ma che uomo è? Ma non me lo trovo per strada, ma che uomo è? Io mi devo rappresentare. A me, il mio futuro, quello dei nostri figli, questo ci rovina, mandatelo a casa.
mandatelo a casa, veramente a casa. Vai. No, scusi, devo dire ancora un'altra cosa, mi perdoni, ci tengo, mi creda, guardi, ci tengo. Mi sono mangiata tutte le parole perché stiamo in diretta, sono emozionata, ma non fa niente, sono qua per dirle. Già mi ammazzo che ci tengo a dire veramente una cosa che è importantissima secondo me, voglio sottolinearlo. Un vero uomo è colui che sa rispettare i più deboli, perché per rispettare quelli più forti è troppo facile, è troppo semplice. Io gli ho chiesto solo delle scuse, lui non è stato capace di farmele, però di andare a baciare le mani a Gheddafi, Gheddafi mi perdoni, è stato capace e ha fatto fare una pessima figura a tutti gli italiani nel mondo. È sorprendente. Questo lo sa fare, ma chiedere scusa a me non è capace. Magari domani le telefono e le chiede scusa. Ma guardi, signor Silvio, si prenda la responsabilità delle sue azioni una volta nella vita. Si scusi con me perché mi ha offeso e non si permette più di dire che io mi sono divertita, assolutamente. Si scusi senza ma e senza se. Con me, con tutte le donne d'Italia, perché le donne d'Italia meritano rispetto ed è ora che lei se lo impari questo, glielo dico io, glielo dice Bruno Angela, ma non solo, anche con tutte le famiglie italiane si deve scusare perché lei è stato un pessimo esempio come uomo, come padre e me lo faccia dire come essere umano, per piacere. Allora, possiamo dire una cosa? Mentre lei si calma, io... Io sono calma, se mi fanno incazzare, che non mi facciano incazzare, Non riesco a immaginare quando si incazza. È meglio che si fanno le trance con le loro mani, hanno veramente sbagliato persone, hanno sbagliato persone, glielo garantisco. Se la vedi Grillo, insomma, dice, io sono timido, cioè, la ringrazio. Allora, volevo dire una cosa, conosciamo Berlusconi, no? Sappiamo che... una volta, diciamo, la direttrice di Novella 2000 ne ha fatto un ritratto, diciamo, secondo me molto realistico, cioè di una persona di altri tempi, no? Che, di quelli che fanno queste battutine pensando che siano simpatiche, senza accorgersi ma che sono così devastanti. Si possono fare, ma certo di fare... sessuale, su un palco, non si possono fare quelle battutine, però io cerco di spiegare un concetto. Ma non c'è niente da spiegare, mi perdoni, scusi, non c'è niente da spiegare, e stiamo anche qua a chiederci, io che le chiedo... Può fare andare avanti con un ragionamento se ci riesco. Allora, può essere che sia entrato in questa logica qui, di fare una cosa secondo lui simpatica, terribilmente antipatica, ma secondo lui in quel momento simpatica, proprio perché è una persona, diciamo, di un'altra epoca, chiamiamola così. Quello che io trovo più grave in questa situazione, oltre alla gravità del gesto di Berlusconi, è la gestione di questo dopo, nel senso che si poteva mettere un riparo, no? Mettere un riparo ad una cosa che era stata fatta e che non diventasse così grave. Le posso dire? L'atteggiamento di dire tutto il mondo, diciamo, dire, produttivo, ecco, si lega, no, a difesa di una cazzata, che però era gravemente offensiva, è quello che spaventa di più, perché dà sempre questa situazione dove il potente non paga mai dazio, nemmeno quello più semplice di chiedere scusa. Io mi auguro che ciò sia stato determinato dal fatto che in una campagna elettorale questa cosa poteva essere strumentalizzare. Adesso la campagna elettorale è finita, si potrebbe mettere riparo. Guardi, a questa cosa. Signora, lei che dice? Cioè, per io mi sono già espressa su questa vicenda. Mi è stato chiesto in una trasmissione televisiva un commento su quello che era accaduto e non ho avuto nessun problema a dire che ovviamente quello che era accaduto non mi piaceva. Non mi piacciono le battute allusive nei confronti delle donne, da chiunque vengano fatte, nei confronti di chiunque vengano fatte. Quindi non ho nessun problema. Potrebbe essere una gestione diversa di questo dopo. Tutto quello che la signora ha raccontato è altrettanto grave, però mi permetta di dire, è grave anche dire che dietro c'è, così come io dico non mi piace, dico anche dire che dietro questa gestione c'è stata Silvio Berlusconi, bisogna dirlo ma avere la certezza, perché altrimenti anche lì si afferma il falso, no? Come anche dire ha fallito, si può dire ha fallito come politico, ci mancherebbe altro, è un'opinione, poi uno la condivide o non la condivide, può arrivare a dire ha fallito come padre, come uomo.
Vabbè, però vabbè, lasciamo stare che dietro, tutta la vicenda ci sia Berlusconi, la signora deve provarlo, altrimenti afferma, delle cose false ed è grave farlo. Poi il mio giudizio sulla vicenda, non ho avuto problemi a dirlo ed eravamo in campagna elettorale, ma come dire, io cercherei di dissipare comunque questi sospetti. Non ho problemi a dire quello che penso, anche quando magari è in contraddizione con quello che pensa il mio partito. Vediamo se dopo questa cosa che ha fatto stasera, diciamo, avviene qualcosa. Io me lo auguro. Avviene ma un'altra cosa auguro. Miracolosa. Ma io me lo no? auguro. Mi risultava sinceramente che avesse chiesto scusa perché ero in campagna elettorale. Ero in macchina, leggevo l'iPad e onestamente mi ricordo di aver letto un'agenzia in cui c'erano scuse, per cui ho detto anche meno male. Scusi, non leggo giornali, ma lei era divertita. Le sembrano delle scuse queste? No, dopo aveva chiesto scusa, ma le parlo di 3-4 giorni dopo. Io ho letto un'agenzia in cui si riportavano le scuse di Berlusconi. Almeno un'agenzia lo riportava. Non sono arrivate da nessuna parte, né dai capi della mia azienda. Poi lei, giustamente, io la ringrazio che non ha preso parte in questa cosa. La ringrazio veramente tanto. Però volevo dire una cosa, i miei capi per andare a dire che io ero onorata avevano sicuramente il loro motivo, che era quello di tenere pulita la sua faccia e di sporcare la mia. Comunque sia, e io questa cosa non la tollero, perché mi perdoni, io dopo 18 anni che lavoro giorno e notte con passione e sono arrivata qui a giocare in gitarra in questa maniera. Ma dove siamo? Fanno, scusate. Poi, volevo dire una cosa, mi posso continuare? L'ultima cosa. Beh, ce ne sono di cose da dire, di cose da dire. Allora, vorrei ritornare un attimo a quel palco, non vorrei ricalcarlo perché ho già rilasciato un'intervista a Piazza Pulita, quindi quel discorso è chiuso, però vorrei aggiungere una cosa. Io, allora, prima di salire su quel palco, i miei capi ci fanno dei corsi che durano 2-3 giorni dove ci insegnano solamente questo, che davanti al cliente non si ha mai ragione, che ha ragione sempre il cliente. Se si hanno delle ragioni le butti nel gabinetto e ci tiri l'acqua, e davanti al cliente tu devi perdere sempre. Adesso, io chiudo questa parentesi, io su quel palco avevo 3 possibilità. La prima era quella di mantenere le circostanze, ed è quello che ho fatto. La seconda era quella di fare scena muta, ma come potete vedere non è per niente il mio carattere. La terza era quella di prenderlo, buttarlo giù dal palco davanti a 1500 persone, i capi e tutte le telecamere. Che, francamente, con quello che mi è successo, a quest'ora mi trovavo in galera, secondo me. Adesso, quello che vorrei aggiungere è questo. Il signor Silvio non si deve permettere. Non riesco a immaginare l'andamento della campagna elettorale se lei faceva questa cosa, no? Non riesco avrebbero detto a riequilibrare Santoro. Ma Santoro, che cosa mi pare assurdo? Quello che Santoro non ha fatto, ha fatto lei. Pillo faceva Casaleggio, Tito da tutte le parti. Allora, a me non mi pare una cosa tanto normale, francamente. Però la gente dice, tu dovevi reagire. Ma dove sono i diritti delle donne? Ma in Italia siamo così indietro. Io, di come ho reagito io, penso che abbia poca importanza. Andiamo a vedere che cosa è successo. Ma come si permette? Ma lei incontra una persona e dopo 2 minuti fa 6 domande. Ma cos'è? Cioè, parliamo di lui, di quello che ha fatto. Io potevo avere la reazione più diversa di questo mondo. Facciamo come chi l'ha visto, lui vediamo se il telefono. Lui non si doveva permettere di fare questa roba qua. Scherziamo. Okay, e poi siamo lì a dire, lei ha riso ed applaudito. Basta così. E ne dici una, e ti faccio così. Un attimo solo, scusate, facciamo così. Io saluto i miei ospiti, tanto non c'è niente da aggiungere. Però lei rimane lì, perché... Grazie. Faccio una cosa, do la pubblicità, lei sa che dopo la pubblicità... Mi fa un po' quindi calmare. No, non solo si calma, si tranquillizza proprio, perché dopo la pubblicità... No, ma io guardi, sono tranquilla. Dopo la pubblicità qui parla solo uno, purtroppo non posso dare la parola, perché, come dire, è la dittatura del proletariato. E sono il pensiero di questa cosa. Cioè, non può parlare nessuno, può parlare soltanto Mauro. Cioè, è proprio lì, voglio dire... Mauro, Casaleggio ti fa un baffo, l'unico che parla, punto, basta, non ci vai più nessuno. Io è morto, Marx pure e io sono imbottito da antibiotici. Quindi siamo tranquilli. Vabbè, comunque dopo la pubblicità i miei hanno terminato la loro ricerca, vediamo se c'è questa agenzia per dargli il tempo di registrarla. Una cosa che non crea polemiche, vi faccio sentire le ultime voci dalla piazza San Giovanni perché sono molto divertenti, perché mi introducono il nostro comunista, diciamo Vavro l'ultimo dei Moicani, come sapete, ma ci sono
altri semi-moicani, diciamo, anche in quella piazza, che ne hanno detto delle cose stranissime, che ti gaseranno come un pazzo, no? Cioè, erano lì ma soffrendo nei confronti di Grillo, no? Per questo hanno espressi in una maniera... tutto questo dopo la pubblicità. Intanto vi ringrazio, vi saluto di essere stati con noi. Chi ne vuole sapere di più, il partito di Grillo se lo legge, e quindi lì c'è di tutto, e poi lei può tornare, insomma, aggiornarci su altri pezzi di questo libro. Grazie anche a lei. Mi dispiace, il PD non c'entra, perché dopo la pubblicità parlano solo comunisti e basta. Quindi ci vediamo dopo la pubblicità. Ha parcheggiato il suo tassi qui e sta aspetta Grillo. Sì, vabbè, non sono l'unico. Guarda, io oggi devo lavorare. Perché sono di turno, se guardi là c'è scritto pomeriggio. Sono dai 6 che sto qua, non ho lavorato. Perché non le interessa lavorare, interessa più stare qua. Sono venuto. Ho votato fino a che c'è stato il Democrazia Proletaria, il Partito Comunista, il Manifesto. Poi dopo non ho più votato. No, io sono in incognito, sono Sastorace, dopo si incazza. E lei di destra spinta? No, io sono fascista, differente. Fascista proprio? No, è fascista. Il fascismo non è di destra, il fascismo è un movimento sociale, anticapitalista, antiliberista. Anche... E ritrova qualcosa adesso in quello che dice Grillo? No, non lo dico. Però qualche cosa la trovo, ma dopo lo dite che è nazista. Certamente non me ne frega niente che abbia fatto il comico. Del resto Gaspari ha fatto il leccaculo. Quindi tra fare il comico e leccare i culi. Quali sono le corde che Grillo dovrebbe toccare stasera per convincere? Una sola: la riduzione del rapimento che la classe politica ha esercitato e continua ad esercitare su tutti noi. Basta con il finanziamento alla politica, basta. I risultati quali sono stati? 20 anni di latrocini, di truffe, di corruzione e di rapine. Che cosa rischiamo noi con Grillo? Cosa rischiamo? Niente. Oltre quello che abbiamo già rischiato con Berlusconi e con tutti gli altri. Quello che c'è da apprezzare da questo movimento di Grillo, che è una rivoluzione democratica. Vuol sapere una cosa? Io l'avrei fatta armata. Secondo te questo non è un problema? Il fatto che ci siano tante persone di diverse ideologie che votano lo stesso movimento. A me questo un po' mi fa paura, perché dico, sono legate secondo me purtroppo soltanto dal fatto che si sono stufati di questa politica, che ci siamo stufati tutti di questa politica. Non è che mi convince il votarlo solo il fatto che lui voglia cacciare tutti dal Parlamento. Sono il primo a voler cacciare tutti dal Parlamento, però poi... Però poi il passo successivo dici non lo vedi? Non lo vedo. Non è chiaro. Finisce lì. Ma al di là del voto, diciamo, di protesta, del mandare a casa tutti, eccetera, eccetera, lei vede una possibilità di continuità politica nel Movimento 5 Stelle, un progetto a lungo termine? Io spero che questi 100, 120, non so quanti saranno, diciamo, deputati, no? Che non si facciano comprare. Dice già Bersani che insomma farà scouting fra i grillini. Sì, ma non sarà Bersani quello che comprerà. Non sarà Bersani quello che comprerà. E chi comprerà? Già lo sappiamo, chi ha comprato già precedentemente. Vabbè, però il problema è anche di chi si mette in vendita, o no? Lo so, ma comunque l'uomo ha un prezzo. E noi non sappiamo questi signori quando vanno in Parlamento chi sono. Però intanto gli dà fiducia. Come? Io non gli do fiducia, per niente. E che è venuto a fare? A sentire, è un comico, lo volevo vedere. E me è un comico, e rimane un comico. Questo signore doveva formare un partito, non un movimento, non sono nessuno. Domani mattina non contano niente quelli in Parlamento. Ci sarà il Berlusconi che se li compra. La saluto comunque a auguri. 80, 70. 76, 78, 84, 75, 83, 89, 88, 99, 79, 85, 87, 86, 81, 82, 2000. Io ero segretario di cellula del Partito Comunista Italiano, con Enrico Berlinguer avevamo un rapporto di cose, quindi... Ecco, me lo spiega un po' appunto che cosa è cambiato, che cosa è successo dal partito al Movimento 5 Stelle? Che il capitalismo ha vinto sul socialismo. Qui Berlinguer ha fatto l'ultimo discorso a Roma, lo ricordi? Lei c'era? Come no? E ora? Veniamo da lontano e andiamo lontano! E questo l'hanno ammazzato. E ora? E ora? Sta qua in piazza per Grillo, nella stessa piazza. Queste stronzate che dice. È un grande comico, ma un comico. Dice tante cose giuste, appena.
ne dice un 50%, tanto 50%, Può dire. Però dico, no, da vecchio comunista, le fa effetto stare qua nella sentite Grillo oggi in una piazza dove sentiva bene. Non c'ho emozioni, davvero sto alle spalle. Ma lei ora che fa, vota Grillo? Io? Ma manco se mi tagliano le palle. C'è un altro, vieni. Manco, non sei sola, no. Me lo scrivo sulla maglietta. Manco se mi tagliano le palle. Tanto tu vuoi dire. Voto a perdere, diciamo. Voto a perdere, quello di. Allora, la dichiarazione perdere. Completa, La dichiarazione completa è stata fatta a Radio 105. Devo dire. Allora, la leggo. Non è vero che le battute erano pesanti. È venuta fuori una malizia, la sua, di Berlusconi, che ha divertito anche lei. Sì, infatti. Però non mi sembra troppo. Ecco. No, per niente, direi. Signorina. Signora, anzi sarebbe meglio, non di signorina, tante visto scuse, che non mi conosce. Tante scuse, questo lo dice, ma non legga più l'Unità Repubblica Consiglio per gli Acquisti. Questo è la dichiarazione mi completa. Mi sembrano delle scuse. A me, la prima cosa che ho detto è che queste non sono delle scuse. Io voglio delle scuse senza ma e senza se. Lui mi ha offeso davanti agli occhi di tutti palesemente. Vabbè. Che si prenda le sue responsabilità, che si comporti davvero Silvio, uomo. Silvio, telefono, per favore, telefono, facciamo queste scuse. Perfetto. Seriamente. Bravissimo. E provoco io, faccio io il mediatore di un incontro serio, mi metto là, voglio vedere di fronte a lei. Io la ringrazio, dire, non porto telecamere, per il puro gusto personale di vedere l'incontro, ecco, senza telecamere, senza documenti. Vabbè, andiamo, andiamo al dunque. Andiamo all'evento, se d'evento si tratta, perché qualcuno vedi come si è travestito il nostro maestro Zinger stasera. Ha migliorato molto Zinger, molto più interessante. Complimenti, Utzinger. Allora. Tsunami Grillo. Tsunami? Quale tsunami? Perché qualcuno questo evento non lo coglie proprio, no? Ma lo sta cogliendo però. Non lo so, non sono tanto sicuro, perché lui ha dei tempi lunghi, hai visto anche a chiedere scusa. Ha sentito cacciare lui. Per l'invasione sovietica d'Ungheria ci ha messo una sessantina d'anni. Vabbè, tu avresti. Può darsi che fra vent'anni si accorge pure che Berlusconi è uno stronzo. No, c'ha dei tempi lunghi. Comunque, è anche un momento di fare un bilancio, no? Il PD, l'abbiamo visto, lo ha fatto molto onestamente. Eccolo qui. Bersani fa il bilancio. Non abbiamo vinto, non abbiamo perso, insomma, tanto per cambiare, non abbiamo fatto un cazzo. E questo non c'è proprio. Diciamo che non è una sorpresa, eh. Oh, ma anche l'altra, non so quanto si può chiamare sorpresa. La sorpresa se caso verrà, ma quando morì davvero, le dico che è morto. Sì, valla a raccontare a tua sorella. Non si trovò più un becchino disposto a crederci. Rimarrà in sepolto. No, sto facendo, sta acchiappando a tutti i corni. Vai. Però ce lo siamo chiesti tutti, no? Quando abbiamo sentito i risultati elettorali. Ma com'è possibile? Io l'ho capito. Misteri svelati. Milioni di italiani votano ancora Berlusconi solo per vedere che faccia fa Bersani. E questa è una di quelle cose che... È dispetto. Mi senti, ormai è curiosità. E andando avanti, però appunto lui lassù è preoccupato, ha i suoi motivi, il tecnico. Quirinale è preoccupato, è sicuro che non si possa aggiustare? Mi sa di no, diciamo, però anche lì non si sa mai. Io però un po' d'autocritica la devo fare, no? E te la dovresti fare molta di più, ma ognuno fa per conto suo, Non vedo di che. Vae victis. Non farò più satira su Grillo, non farò più satira su Grillo, non farò più satira su Grillo. Va bene così? No, scrivilo altre 100 volte. Non lo farò più. E ora vediamo anche chi se ne va, perché qualcosa è successo, qualcuno se ne va dal Parlamento. Parecchi, gente che... Diciamo che c'era stata parecchio. Il rinnovamento è stato grande. Un po' c'è stato, infatti, gente che era lì da... Fini esce fuori dal Parlamento dopo 30 anni. Capra? No, uccellino. Cavallo? No, gatto. Non sarà facile riadattarlo all'ambiente esterno. Perché questi vanno rieducati, non c'è 30 anni.
Poi c'è chi se ne va e c'è chi non entra proprio, capito? Chi? Revolution civil in Guatemala. Cazzo, Antonio, ma qui è pieno di zanzare. Smettila di lamentarti o ti rimando a far vignette da Sant'Antonio. Andare, un po' così. E c'è chi invece alla fine, guarda te, c'è riuscito ad entrare, eh? UDC, Casini è riuscito ad entrare per un pelo. Ok, allora mettilo nella cella di Cuffaro. C'è sempre posto. E ora andiamo un po', sai, quando vince qualcuno cominciano subito ad specialmente se c'ha una villa a nord. Ecco, non lo so, è una di quelle caratteristiche, l'ho visto in televisione. Non so cosa vuoi dire. Sant'Ilario, assedio di questuanti ai cancelli della villa di Grillo. E lei si mette a coda. E poi andiamo verso il finale con un certo ottimismo, sì. Perché li criticano questi neoeletti, io invece... No. Li do fiducia. Sono giovani. I neoeletti del 5 Stelle non hanno esperienza parlamentare. Non ti preoccupare, figliolo. Intanto potresti cominciare rubando un tramezzino alla buvette. Ma non ci vanno. Fortuna che ci sono ancora politici navigati disposti ad insegnargli i rudimenti. I ragazzi si faranno fatica, eh. Gente dura, eh. Casini è entrato. Già un buon maestro c'è. Insomma, anche voglio dire. Ora andiamo anche all'evento, altro evento oggi, importante, l'evento di oggi. Eccolo qui, il Papa, non lascio la croce, che Zenò curia romana si frega pure che quella. Io poi vorrei chiudere perché nonostante gli antibiotici, come ti dicevo prima, a me mi sembra un periodo meraviglioso, quindi sì. Stavolta davvero chiudo con una nota di grande ottimismo, eccolo qua, niente governo. Niente papa, godiamocela finché dura. Ci vediamo giovedì, grazie.